Ci siamo ragazzi, ci siamo! Prima di iniziare le sottostorie, gioca le sottostorie acquistate, proprio acquistate col soldo, col denaro, volevo dirvi che per completezza ieri ho avviato l'ultimo salvataggio dell'epilogo e mi sono letto il glossario tutto, perché mi stava sul cazzo che ci fosse ancora scritto nuovo sul glossario. Posso dirvi con fierezza che non ci siamo persi nulla. Era tutta roba che già avevamo appreso ampiamente durante il gioco. Quindi, per chi di voi fosse impanicato e il glossario non l'abbiamo letto in live, oh mio Dio, non abbiamo giocato alla vera esperienza del gioco, era tutta roba che veniva detta esplicitamente nel gioco, non c'era niente di più. Quindi, edizione di Pika for Mickey. Pika era, non era PS, era Pika. Quindi abbiamo questa sottostoria, che dici? Lo so Mori, sono io l'unica persona con dei problemi mentali e l'ho accettato, però ci tenevo a farvelo sapere, perché si è detto che questo gioco lo si sarebbe giocato al 100%. Quindi abbiamo, eccoli qua, i DLC. Il carisma ha ucciso il gatto. Il ladro fantasma, il gatto a nove code. Attenzione, Naruto. Quindi lui è Bolt praticamente, perché Thunderbolt. Quindi Boruto e Naruto, palesemente figlio di Naruto. Riuscirà la Super Saiyan dello spirito libero, il detective dal carisma in persona, desunico a catturare l'enigmatico e sconosciuto ladro fantasma? Persona? È un segnale? È un segnale. E stai sintonizzati per il carisma, ha ucciso il gatto. Deve iniziare questo scam. Vabbè dai Max, non l'hai neanche pagato i DLC. Mamma mia, che piagnone che sei. Scam di che che non hai... Scam di che non hai pagato. Oh, per le sottostorie è abilitato solo il salvataggio automatico. Povero Link Troll che non può salvare. Povero Link Troll che non può salvare. Non... Meno male, perché ho finito gli slot di salvataggio. Ero arrivato a 10 precisi. Meno male, grazie Kodaka. Link Troll, come farà Link Troll senza il suo amato salvataggio? I salvataggi di Link Troll. Mari, quanto sei bello! Modo, che schifo, ci lecchiamo il piede. Che schifo. Oh! Ci siamo ragazzi, siamo tornati a Canary Worlds. Pensavate che avessimo finito di esplorare Canary Worlds? Il girocollo di Cassiopea è mio. Firmato il gatto a nove code. Il girocollo, cioè la collana che sta nel museo. Ah, finalmente possiamo entrare nel museo. No, ci eravamo già entrati, ma nel retro tipo, mi pare, no? La nazione! Di nuovo? Sì, c'era stato il delitto dell'uomo chiodo. La prossima volta non avrai tanta fortuna. Ti prenderò appena avrò l'occasione. Canary Worlds. Io pensavo fosse la collana della tipa dell'uomo chiodo. Ti prego! Sarebbe stato bellissimo se fosse così. Io ieri l'ho detto a Dilaria che ero arrabbiatissimo perché quella cazzo di collana, cioè, non è più tornata nel gioco. Io ero convintissimo. No, ma c'è il segno di sangue, come se una collana è stata portata via. Non è gentile, l'uomo gatto a nove code colpisce ancora. Quando è ambientato? Non poteva essere ambientato dopo il gioco in ogni caso, sì, perché erano andati tutti andati, via. È ambientato, questo è ambientato mentre Yuma si faceva i cazzi suoi, mentre Yuma era con la resistenza, tipo. Che ne so. C'era una c'era la prima vittima che abbiamo trovato nella torre dell'orologio, aveva il sangue che si interrompeva vicino al collo, come se avesse avuto una collana che poi gli era stata portata via. E non si è mai indagato su quella cosa là. Avevi letto questo? Sì. Povero Yaku. Gioielli esposti alla mostra delle pietre preziose tenute dalla Materasu Corporation sono stati rubati ieri notte. Ah, perfetto. Quando Yuma si fa i cazzi suoi. I pacificatori hanno dichiarato colpevole il ladro seriale Gatto a nove code. Presto sarà emesso un mandato d'arresto.
Dicono un mucchio di stronzate sul fatto di arrestare questo tizio. Non hanno idea di come gestire la cosa. Ah, è tu che suggerisci adesso. I giornali sono controllati dalla Materasu. Non diranno mai come è fuggito il ladro. Si parla del gatto a nove code in questa città da che non memoria. Ah, quindi è famoso. Dicono Ruby senza mai fare del male a nessuno e che lasci sempre un messaggio firmato. Oh mio Dio, un ladro gentiluomo, un ladro carino, un ladro con una morale. Furia! Appare dal nulla e svanisce senza lasciare traccia. Nessuno sa nulla sulla sua identità. Chi potrebbe essere? Fink. Da quando la Materasu ha preso il controllo della città, non fa che rubare gli oggetti costosi. Vabbè, allora è Icardi, dai, palesemente. Cioè, non può che essere lui. Da quel che ho sentito, tutti i beni rubati vengono venduti o donati agli ospedali o ad altri istituti di assistenza. Ah, vabbè, è praticamente Robin Hood. È una specie di Robin Hood, non mi piace affatto. Oh, sono suonato, vero? Ma mi è sembrato un po' di sentire. D'altronde io non so come si fa qua a controllare. Devi schiacciare A. No, vabbè. A controllare nella finestra dell'ordine. Ma non c'è bisogno, è quello sicuramente. Vabbè. In città tutti amano il gatto. Mettendosi contro i pacificatori è normale che abbia il supporto di tutti. Il gatto su sì, è uno streamer. Ehi, che razza di detective dice queste cose? Mi hai deluso, capo. Ladri e detective sono nemici naturali. Che siano gatti o cani poco mi importa. Un criminale è un criminale. Ah, da quando sei così moralista riguardo alla giustizia? Giustizia, qui si tratta di orgoglio. Cos'è tutto questo clamore? Su di me non hanno mai scritto nulla. Vaffanculo. Non sei ancora una superstar, Suiko, mi dispiace. Voglio dire, io sono il detective superstar. Certo, Alvin superstar, Alvin rock and roll. Rock and roll. Mi dispiace, ma il gatto è molto più popolare e famoso di te. Questa frase la prendo sul personale. Il gatto è più famoso di te. Dannazione, com'è umiliante. È tutta colpa tua, capo. Perché? Lascia questi criminali a piede libero e impuniti. E il tizio gatto ormai si sente onnipotente. Intanto è arrivato il nostro ordine. Beh, suppongo tu non abbia tutti i torti. Ma a noi non è mai stato chiesto di catturare il gatto. Se nessuno ci ha assunti, non è compito nostro. Ah, qua hanno scritto traffoltato. Che assurdità, è solo una scusa da codardi. Stai prendendo i piatti? Una scusa da codaca? Sì. Quello piccolo prendo. Ma sì. Di pure ciò che vuoi, ma non ha senso andare in cerca di guai senza una buona ragione. Persino in questo caso alla galleria d'arte non è stata una richiesta formale. Una ragazza che ho conosciuto al bar lavora alla galleria d'arte e mi ha detto una cosa interessante. Sei una ragazza allora. Il gatto sarebbe apparso alla mostra delle pietre preziose. Gli addetti alla sicurezza dei pacificatori sono allerta. Non si dice sono in allerta. Sì, se non metti in. Sai, questo errore l'avevamo già trovato in un dialogo precedente. Per cui gli ho promesso che se il ladro fosse apparso. O no? Se il ladro fosse apparso, no. Caricatura, come no? Cioè, sì, se dici. Allora, se tu ti riferisci a un evento passato, sì. Se dici come in futuro, cioè se come promessa ah, no, per il beh, futuro, sì, no? giusto, sì. Se il ladro sarebbe apparso, io l'avrei catturato. Sì, però considerando che alla fine è apparso. Visto che lui parla nel presente di no, una cosa passata. Si sta riferendo al futuro qua. Sì, però il ladro è noi l'abbiamo visto. Che è già, che ha rubato. Ne parlano i giornali. Ma che cazzo ne so, vabbè, è sbagliato. Vabbè. Sarebbe appaso. Comunque sì, in questo caso era più corretto sicuramente dire fosse falso. Nah. Ora farò la figura del bugiardo. Cosa vuoi che faccia? Mangiare un raviolo di carne. Lasciare che il gatto se ne vada in giro impunito? Perché devono... Madonna, perché devono dire il gatto? Almeno chiamatelo gatto a nove code.
dicono solo il gatto mi trigger. Merda, il gattino. Sai come si dice? Non svegliare il gatto che dorme. Basta, lo chiamerò Sequet. Però si lascia perdere, non possiamo fare niente contro questo ladro. Niente contro questo ladro, niente. Hai 300k frammenti di speranza. Cazzozza. Un altro ladro gentiluomo che non è mai stato catturato dai pacificatori e che continua a fregare. Quindi, se è nemico dei pacificatori, è alleato nostro. Il nemico del mio nemico è mio amico. Sei un capo inutile, lo sai, vero? Ridiglielo dopo il capitolo 4. Va bene, escogiterò un piano per catturare il ladro. Il ladro è una donna e lui vede che è una gnoccona. Quindi la lascia andare. Sì. E non la cattura. Beh, in effetti potrebbe starci perché il gatto è. Cioè, se è un caso in cui centrare su Iko è per forza una donna. Vero. Ma poi il gatto, tipo, è. Cioè, il simbolo nell'immaginario giapponese, il gatto è sempre associato, tipo, alle ragazze, no? Poi pensa anche a Occhi di gatto, che è famosissimo nella cultura giapponese, ed effettivamente erano tutti tutte donne, quindi potrebbe essere che tu abbia ragione. I miei fottuti punti Max, non capisco perché te li puoi ridare. Cioè, io non ho toccato niente su Streamlabs. Ehi, aspetta, diamine, spero che non si cacci nei guai. Ikedo. Ikedo. Ciao Nicolò, come stai? Ciao Nicolò Von Karma. Drombrello. Gli attraversamenti pedonali. Sviluppi biotecnologici. Galleria d'arte. Agenzia investigativa notturna. Cioè, all'interno dell'agenzia ci sono una cucina e una doccia. Cioè, non so se ti rendi conto che. Cioè, sono delle persone che si tengono sia alla propria igiene personale che a mangiare roba sana ed equilibrata. Vabbè, Max, te li darò io, non piangere, dai. Oggi hai visto l'ultima live, mal di cuore per Shinigami, dici? Questo lato gentile appare dal nulla, come lo catturo? Devo chiedere in giro informazioni. Che divertimento, proprio eccitante questo DLC. In così tante cose sono certo di prenderne almeno una. Madonna, quanti! Quanti che? Ah. Quanti obiettivi? Sì, ma potevano togliergli lo zaino. Cioè, sei uno zaino che cammina. Potevano toglierglielo. E la continuerò a girare la telecamera tipo così. Così, non, così almeno vedi un po' dei suoi. Anzi, così. Giocherò così. Ma che cazzo fai pure tu? Che grande gameplay questo DLC, assurdo. Grazie Nicolò, non vedo l'ora di vederlo. Pettegola. Ho sentito dire che il gatto a nove code è riapparso. Già. Dicono che il girocollo di Cassiopeia rubato abbia un valore di 100 milioni di shion. Cazzo, possiamo pagare il nostro debito con Arara? Così tanto? Sono certa che l'abbia già venduto e donato il ricavato a un orfanotrofio. Assurdo questo gatto così gentile. Quanto vorrei un po' di quei soldi. Ora che ci pensa? Qualche anno fa qualcuno ha donare dei soldi all'ospedale dove lavorava mia mamma. Ha lasciato 10 milioni di scene ed è fuggito via. È un filantropo. Quindi pensano che sia stato il gatto a nove code. Sì, ma ha informazioni su questa persona? Esatto, che aspetta aveva? Quanto cazzo ha parlato per dire due frasi? E tu chi sei? Oh, non fate caso a me, continuate. Che aspettava, vabbè, il donatore indossava un cappuccio, per cui nessuno l'ha visto in faccia. Ovviamente. Quindi dicono che se occhi e capelli fossero di un rosso fuoco. Yomi! Pazzesco. Capelli e occhi rossi, grazie per l'informazione utilissima. La prossima volta vi inviterò nel backstage. Finché non le inviti nel tuo zaino, Desuiko, va tutto bene. Ok. Ma che abbiamo nel menu? Ovviamente non ci muoveremo probabilmente da Kamasaki. No, vabbè, dobbiamo andare anche nel. Forse andremo anche nel museo. Il ladro fantasma gatta a nove code è sfuggito a Desuiko per orgoglio e per una promessa fatta a una ragazza importante. Dice che ha iniziato la caccia al gatto a nove code. Profili. Cioè, assurdo. Pazzesco.
Master Detective, i suoi obiettivi è diventare un detective superstar. Cioè, assurdo. Questi profili sono proprio pazzeschi. Ancora adora ravioli di carne. Vabbè. Ma? Ah, vedi, questo è nuovo però. Lato fantasma che deruba il suo obiettivo senza fare male a nessuno. Poi sparisce lasciando solo messaggio firmato. Si dice che tutti i valori rubati siano venduti. Vabbè, vabbè, vabbè. Mi interessa. Ah, guardate che pulizia. Se io faccio salva, hanno detto che non si poteva. Si poteva salvare. Pezzi di merda. Rosso fuoco, no. Io preferisco verde foglia. Mamma mia, Max. Saresti stato un ottimo asset per fare le pubblicità di Italia 1 degli anni 90. Lunga vita alla Materasu! Cioè, almeno ha avuto Kodaka la... come si dice? La decenza di non mettere degli NPC con cui parlare che non sono obiettivi di trama. Perché sennò avrebbe veramente allungato senza motivo. Ma che è sta musica? E là, signora, posso parlarle un attimo? Donna dagli occhi di ghiaccio. Sto cercando una persona. Qualcuno con labbra silenziose e carnose. Gli occhi lanciano uno sguardo così penetrante che è come se ti pugnalasse. Proprio così. La persona che stavo cercando sei tu. E cosa meno importante, sto cercando anche il gatto a nove code. Anche se sono solo voci, puoi dirmi qualcosa di lui? Non ne ho idea. Beh, non ti biasimo, non ho altre domande sul gatto a nove code. Non ti resta che parlarmi di te? Che ne dici di andare in un bar di lusso solo noi due? Zitto. Muta quella. È così carino il modo in cui arrossisci. Muori. Mamma mia, che cringe. Screenshot, perché questo è... e diciamo è la... sta venendo la pelle d'oca. La giusta rappresentazione della Desuico Experience. Cioè, un giorno nella vita di Desuico. Minacce di morte. Anzi no, minacce, auguri di morte. Vabbè, ti è andata male Desuico. Forse con questo tizio, se non ti metterai a flirtare o a molestarlo, forse avrai delle informazioni. Sì, mi ricordo, Max. È l'unico motivo per cui vale la pena comprare questi DLC, immagino. È contro la mia natura, attenzione, a interrogare gli uomini, ma non ho scelta. In caso sei Yui. Bisogno... informazioni sul gatto a nove code. Come butta, fratello! Che falso! Quindi quando chiamava Yuma fratello era solo così, per dire tipo il linguaggio della gang, del ghetto. Che falso! Che diavolo! Non sei un cliente, vero? Beh, non posso dire di esserlo. Voglio solo parlare con mio fratello per un minuto. Sparisci! Sonna! Beh, sono una piccola... vattene, o ti uccido! Auguri di morte e adesso minacce di morte! Let's go! Capito? Che paura! Dopotutto voglio parlare con le donne, certo, cioè se avesse parlato con una donna non sarebbe successo, ovviamente. Ayuma ci credeva davvero, sì, lo so, lo penso pure io. Però Steel dovrebbe evitare di dare del fratello così facilmente. Non è giusto. Cioè guarda, proprio non ci puoi interagire. Proprio dei ceppi di legno, proprio tu ti metti qui di fronte a lui. Gli appoggi, gli compenetri lo zaino nelle mani e lui proprio non reagisce. Non cambia espressione, non sbatte nemmeno le palpebre. È proprio un essere privo di vita. Vabbè, diciamo che non è per questi motivi che si apprezza il gioco, che si gioca a questo gioco, però Kodaka, cioè... cosa fa qua? Cioè... fa da... semplicemente da... tipo da welcome guest delle persone, ma... cioè, c'è la reception. Sarà il coso, quello che porta i bagagli. Sì, il fattorino.
Grazie, Giadi. È proprio un omuncolo. Ma un omuncolo non né immortale né difettoso, ma un omuncolo come tipo subumano, no? Come un uomo di poco conto. Benvenuto all'Hotel Sole e Luna. Che fortuna! Come posso aiutarla? Bella signora, vuole ascoltare le mie parole? Per un pellegrino come me, sei il sole che avvolge il mio cuore gelido e la luna che mi guida nella notte buia. Gli ospiti dell'hotel possono soffrire di ristorante e dell'aura lounge. Ah, non sarà necessario. Sei tu il mio piedistallo. Se si tratta di una specie di scherzo, dovrò denunciarlo ai pacificatori. Io... Beh, in realtà sto cercando una persona. Sai qualcosa del gatto a nove code? No, so solo quell'altro fantasma che sta creando un po' di confusione. Sarà perché ti amo. Ok, va bene. Cioè, non ti biasimo per non saperlo. Comunque, ti va di cenare come stasera? Stasera lavoro. Cioè, non è che ha detto fottiti, non mi interessa. Stasera lavoro. Cioè, se non lavorava, allora andava bene, no? Già. Vabbè, allora dopo che hai finito di lavorare, che ne dici? Scusi, no. Non mi sta guardando. Mamma mia, che molestatore, ragazzi. Cioè, è un'emozione che cresce piano piano. L'unica cosa che cresce piano piano mi sa che è l'istinto omicida nei confronti di Kakaiko. Allora, dov'è che stanno questi altri due? Allora, uno sta nella libreria. L'altro dove minchia sta? Sul tetto! Madonna. Male che ho controllato la mappa, sennò ho il cazzo che capivo che era sul tetto. Bah! Bah! Ma chi è il ragazzo? Ma che fanno quelle? Amico! Amatan! No, vabbè. Ma chi è? Carabina di Little Night. Perché ha una maschera antigas? Un bambino. Yeah. Belletta, ma sei pure pedofilo. Ma adesso Ico. Vabbè, che è minorenne pure lui. Ciao, bellezza. Oh, ragazza matura. Ragazza matura. Allora, rare. O è affetta da nanismo o c'è qualcosa che non va in questa tradizione. Ma matura penso inteso mentalmente, non fisicamente, pure tu però, Sì, ma come puoi dire che... Perché dovrebbe essere matura una bambina di 10 anni? Ma che cazzo ne so, leggi. Non avere paura di me, sono una superstar, una stella che brilla per illuminare belle signorine come te. E Seiko, fai schifo. Vedi? Signorina? Già, per me sei una signorina raffinata. Comunque, sai nulla sul gatto a nove code? Le Seiko, fermati veramente. Sì. Sì, tipo cosa? Adoro il gatto, sono una sua fan. Azz, mi dispiace. Fan del gatto ma non di te, De Suico. Come la mettiamo? Che ne pensi? Fiero proprio. E cosa ti piace del gatto? Ma chi c'è là? Dove là? Dietro. Ah, ok. Eccezionale. Il gatto è alto, come i modelli. Ok, alto, capelli rossi e occhi rossi, ricordatelo. Oh, no, non può essere perché è basso. Grazie dell'informazione. Beh, tanto basso no. Anche tu sei un ammiratore del gatto? Sono più un rivale. Ciao Shock, come va? Un rivale? Presto sarai anche una mia ammiratrice. Mi aspetto di vederti in prima fila. Va bene. Madonna, cioè, è impossibile correre su un tetto. Negozio di antiquariato. È quello di Margulo. È il suo. È una specie di negozio di antiquariato. Non mi aspettavo che fosse pieno di ragazze. Ah, vedi Margulo. Così. È quello che vorrei poter dire. Non ci sono clienti. Come fa questo posto a non essere ancora fallito? Non ti preoccupare, fra un pochettino. Ah, sono quelli con cui avevamo parlato prima. Fra un pochettino Margulo schiatta e il negozio fallirà. Te lo do appena arrivo alla prossima persona.
Attendi DLC perché ho preso il pass. Quindi attendi, nel senso attendi i due che ancora non devono che ancora devono uscire. No, non commenteremo, non commenteremo. Salve signorina, perché ho visto un tizio fenomenale e carismatico qui in giro? Se risponde a parte te, De Suico impazzisce. Ti prego, dai, Kodaka. No, a parte me, semmai. Perché no, lei che lo dice. Ah, a parte te? Capito? Ma che cazzo gli viene lì a parte te? Dai, non mi tradire, Kodaka. No, ma scusa. E io che dico sempre come scusa, adesso l'ho detto davvero. E occhi. Guarda bene, ne hai una proprio davanti agli occhi. Ecco, no? Vabbè, l'ha detto lui, dai. Infatti. No, ma scusa. Sono io. Sono il detective carismatico amante della libertà, Suiko Thunderbolt. Scusa, ma vado un po' di fretta. Aspetta, vado di fretta anch'io, mi serve davvero il tuo aiuto. Ok. Sono indagando su un gatto a nove code, sai niente su questa persona? Il gatto a nove code, il ladro che ha rubato le pietre preziose alla galleria d'arte? Sì, proprio quello. Mi sai dire niente a riguardo? So quello che si dice in giro. Perfetto, esattamente ciò che mi interessa. Il collega della sorella di una mia amica. Il collega della sorella di una mia amica ha detto che il gatto a nove code è un giovane uomo. Sei il cazzo, non è una donna. Un giovane uomo, ho capito. Grazie di grande aiuto. Comunque, chi è meglio, lui o io? Beh, non ho mai visto il viso del gatto a nove code, per cui non posso fare paragoni. Non sei ancora escluso, De Suico. Vediamo, ora che quando più da vicino non sei così male, minchia. Vabbè, incredibile. Plot twist. Vero, me lo sento dire spesso. Che ne dici se andiamo al bar a fare due chiacchiere? Sayonara. Ciao, hai detto che ne avevi di fretta, giusto? No. Si è fregato da solo. De Suico qui è legittimo di Johnny Bravo. È vero. Giusto, ci si rivede sul palco. Lo adoravo Johnny Bravo, che coglione. No, non può essere un giovane uomo, cioè se non è una donna è un DLC sprecato questo. Penso di aver parlato con tutte le ragazze più promettenti, sì, compresa una bambina. Ho ottenuto molte informazioni sul gatto a nove code, per cui dovrebbe bastare. Dovrebbe bastare, ha finito, finito. Giovane uomo, cioè magro con occhi e capelli rossi. Il dettaglio più particolare è il colore dei capelli, ma se indossa il cappuccio sarà difficile notarli. Ah giusto, il gatto indossava un cappuccio quando l'ho visto alla galleria d'arte. Ma un momento, il gatto che ho visto lì non sembrava affatto alto. Me lo sono solo immaginato? Siamo così a metà, capito? Assurdo, nel caso tu non pensassi che non riuscivamo a completarli oggi. Vabbè, sarà meglio tornare all'agenzia per ora e pensare a come catturare il gatto. Pazzeschi questi DLC. Hanno una longevità incredibile. È un fattore di rigiocabilità pazzesco. Che buono. Non volevi assaggiarlo questo? No, io non ti ho fatto assaggiare il mio. No, mi sa che l'ho assaggiato già quello là, certo. No, meglio mio. Uai, chi sei? Tu? Sasori? Sasori? Chi c'è? Vabbè, dai, ma doveva essere una donna, ragazzi. Ma vabbè, ce ne sono due, forse. Ma sì, che ha detto che era basso. Sono venuto a rubare ciò che ti è più caro. Se gnocco io non disdegno, però in un capitolo con De Suico, se era una donna era perfetto. Che mi è più caro? Ti ruberò tutta la peluria che hai in testa, capisco. Tutto bene. Fermo! Ma vaffanculo, io pure che dico che non ci penso. Che coglione. Dio che paura, sono io, De Suico. Anche Max mi ha detto che era migliore quello di Fubuki, però durava ancora di meno. De Suico? La voce è la tua, ma da chi ti saresti camuffato? Da un gnocco. Perché non puoi rimanere così, De Suico? Ho cercato di ricreare l'aspetto del gatto a nove code in base a ciò che la gente dice in città. Che ne pensi?
Non ti ho riconosciuto finché non l'hai detto. Guarda, guarda, tu sei stata una donna. Ma sì, Rika, secondo me alla fine è una donna, dai. Suppongo che non sia un bene. Pensavo di camminare in giro per la città con l'aspetto del gatto, sperando di farlo uscire allo scoperto. Non funzionerà, il tuo aspetto è troppo comune. Neanche i fan del gatto si noterebbero. Immaginavo, ma se mi introducessi nella galleria d'arte e tentassi di rubare qualcosa? I testimoni penserebbero che sono il gatto a nove code. Suppongo di sì. È possibile che ti scambino per lui, ma hanno tutti solo una vaga immagine del suo aspetto. Immagine? Ci sono, mi è appena venuta un'idea fantastica. Un brutto presentimento. Non dirmi che vuoi davvero provare a rubare qualcosa conciato così. Gli andrei a rubare in ospedale. Se lo facessi arresterebbero me. Forse posso sfruttare a mio vantaggio il fatto che questo travestimento è ciò che si aspetta di vedere la gente. Che vuoi dire? Sei a vedere, la prossima volta che si presenterà sarà la fine dell'altro gentiluomo gatto a nove code. Cioè, praticamente lui vuole... vuole andare così a comportarsi da gatto. Beh, da gattino. Così forse la gente gli dirà: ah, tu non sei il gatto, il vero gatto ha i capelli blu. Mm. E così magari raccoglie informazioni e scopre qual è davvero il vero aspetto. Azzo. Ehi, ma è vero che il gatto a nove code apparirà stanotte? Così dicono tutti in città. Uomo schizzinoso in città. Il gatto alla ricerca di un anello molto costoso. Ah, ha mandato una lettera finta de sui. Forse. Qualcuno è uscito da qui. Grazie a tutti per esservi riuniti qui oggi. Lasciate che vi parli un momento. Come voi tutti sapete, l'altro giorno sono stati rubati dei gioielli di grande valore da questa galleria d'arte. Il colpevole è un ladro noto come gatto a nove code. C'è giunta voce che colpirà di nuovo stanotte. Rubare ciò che appartiene agli altri è un crimine. In quanto cittadino onesto non posso permettere che ciò accada. Sparisci, non sei nemmeno uno dei pacificatori. Via il cazzo. Chi ti credi di essere? Chi sono io, mi chiedete? Sono un carismatico amante della libertà nato da una dea. Sono il detective superstar dei Suiko Thunderbolt. Detto Pikachu. Mi hai sentito, gatta nove code? Il tuo falso mito cadrà oggi. Ma interrompe da Suiko mentre parla, poverino. Io, Pikachu, ti fermerò. Smetti di interrompere mentre parla. Sono ancora detective in città? Il tizio sembra proprio fesso, non catturerà mai il gatto a nove code. Che cavolo? 30 minuti dopo. Ma che cazzo succede? Ehi, di nuovo quel tizio, ma perché questi tutti qua sono rimasti questi per mezz'ora sotto la pioggia? Ehi, detective, dov'è il gatto a nove code? Sei sicuro che non abbia già rubato l'anello? Sembra molto nota la detective con questa. Salve a tutti. Il ladro gentiluomo gatto a nove code è caduto dritto nella mia trappola ed è stato catturato. Sta bleffando. Sicuramente. Ecco la prova, questo è l'anello della vergine che voleva rubare. Come potete vedere non era sicuro, mi è venuto anche a me. Solo se smetti di skippare. Il gatto a nove code è stato catturato, non ci credo. Beh, l'anello sembra proprio vero. Beh, no, che fai? Quello stupido gatto è stato catturato nella galleria d'arte e lascerò il resto ai pacificatori. Che c'è tipo un'increspatura, volevo capire se era un pelo oppure Desuhiro. Ora vado. Un attimo, che cazzo sei tu? Restituisci l'anello. Certo, ovvio. Devi restituire l'anello al curatore della galleria. Ma che cazzo? Cioè, quindi quell'uomo è Desuhiko e questo qua è impersonato Desuhiko? Mi stai dicendo? E se non essi sono molto più bello di così. Quindi il gatto ha la stessa abilità di Desuhiko. Vai.
No way. Tutta la signora che fa la foto là. Nanda. Che due detective. Fari? Ma che cazzo? È finita dritta nella mia trappola, cattano le code. Ma che cazzo? Ha denudato, desuico nudo! Ma era veramente... Oh, vabbè, ma che cazzo? Ma era veramente quella come l'avevi pensato, desuico! Ma perché non è una ragazza? Kodaka, sei un coglione! Sono io che ho messo in giro la voce che sarebbe apparso qua oggi. Con così tanti spettatori sapevo che avresti sfruttato la folla a tuo vantaggio. Aspetta, non hai letto l'ultima parola, vediamo. Chi avrebbe mai pensato che ti saresti camuffato da me e che avresti cercato di entrare dall'ingresso principale? È insano questo gatto a nove code, pazzesco. Dannazione! Dannazione! Adesso tirerò fuori le mie marionette e ti ucciderò! Il ladro gentiluomo è stato finalmente catturato? Non è possibile! Andiamo, voglio interrogarti prima di consegnarti i pacificatori. Ah, si libera, sicuro, mille per mille. Ma si è tolto il travestimento. Qualcosa non va. Deve ancora essere rivelato. Ti immagini l'altro in realtà è Iaco. Basta plot twist su Iaco, per favore. Lasciatelo riposare in pace. Quindi così, è finita così? Hai letto qui? È arrivato un nuovo eroe, il gatto nove code è stato finalmente catturato. Oh, e da chi è stato catturato? O mo daranno il merito ai pacificatori, tipo qualcosa del genere? Mi ha attirato troppa attenzione, ai pacificatori non piacerà. E ora sono finalmente famoso, sono la stella scesa sulla terra in questa città dove le stelle non brillano mai. Stata. Cosa hai intenzione di fare ora? Ti prego di non coinvolgermi. Stai a vedere, la mia scalata verso la fama è appena cominciata. Eh? Chi è? Chi è? Parli del diavolo? Non aspettavo ospiti. Ha fatto finta di catturare. Non ho capito. Mo' è di nuovo il tizio rosso. Ah no. Chi sei tu? C'è una giornalista che vuole parlare col detective che ha catturato il gatto a nove code. Vabbè, quindi c'è comunque. C'è comunque una ragazza, però che era molto più figo. Che è il vero gatto a nove code. Ti immagini? Per forza, dai. Cioè, non è possibile che spunta all'improvviso così. Vabbè, vai. Secondo me vuole capito? Vuole. Si sta fingendo una giornalista perché così, tipo. Sì. Vuole sentire Fide Suico tutto fiero che dice oh, ho catturato il gatto. Mi dice coglione, sai io il gatto. Vai. Furia è colui che si è travestito da quello dei capelli rossi. Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere De Suico? Far finta di arrestare un... Cioè, anche questa è una trappola. Cioè, far finta di arrestare il gatto a nove code per portare allo scoperto il vero gatto a nove code. Boh, potrebbe pure essere. Vabbè, vai. Vabbè, ma come fa a mascherarsi? Iaco. Il Desuico usa il potere su Iaco. Ma non. Ah, sì, Desuico può far trasformare anche altre persone. O era solo con Yuma perché Yuma ha la coalescenza? No, perché quando ci ha fatto quando ha reso Yuma una ragazza, non ha usato la coalescenza. Sì, che l'ha usata. No. Boh. Solo per diventare Martina e le altre, eccetera. Ma per fare il primo camuffamento di Yuma non mi pare che abbia usato la coalescenza. Ah, ok, vabbè. Mi chiamo N9, credo, e lavoro per la Gazzetta di Kanai, piacere di conoscerti. La culla del gatto. Vai. Devi essere De Suico, il detective che ha catturato il gatto a nove code. Vai. Mi piacerebbe intervistarti, visto che sei il nuovo astro nascente che ha dato speranza a Kanai World. Un'intervista, mi dispiace, sono disposto a parlare solo con la prima persona che si presenta qui. Sei già la decima, ormai è troppo tardi. Allora. Ah, è vero, Max, hai ragione, era perché De Suico era troppo stanco, quindi l'ha usato praticamente Yuma il potere. Ma tu sei la prima persona, congratulazioni.
coglione. Grazie. Arigato. Oi, oi. Mi stai montando la testa le suico. Spero proprio che il tuo orgoglio non ti porti guai. Sono novita hana o hesi orarenai yo ni kyo tsukero yo. Hey, hey. Tese. C'è troppo rumore qui, andiamo da un'altra parte. E comunque questo posto è troppo sporco per fare belle foto. Beh, scusa per il disordine. Sì, comunque il fatto che il ladro fosse, guarda caso, uguale all'aspetto che aveva immaginato De Suico è troppo sas. Vabbè, no, perché si rompevano il cazzo a fare un altro spettacolo. No, è un indizio per farti capire che era, cioè che non è vero che era il gatto a nove code. Che era probabilmente appunto Yato. No, beh, infatti forse è un po' sus come cosa. Solo che significherebbe che, cioè, che De Suico ha messo due travestimenti addosso a, mettiamo caso, Yako. Gli ha messo prima il travestimento di sì. Roscio e poi gli ha messo solo il travestimento di De Suico. Boh. Ah, probabilmente può farlo, immagino. Cioè, non è stato mai detto che può applicare un travestimento sopra l'altro, però in realtà alla fine con noi lo faceva quando abbiamo investigato nella scuola, perché... Cioè no, non è detto, perché noi switchavamo tra una ragazza e l'altra. Infatti. E quindi non so se nel frattempo ci toglieva il travestimento e ce ne metteva un altro. Ma sì, ce metteva... forza. Vabbè, comunque è un forte, è un potere speciale, quindi potrebbe pure darsi che... Vabbè, vai. Potrebbe pure darsi che possa metterne uno sopra l'altro. Andiamo. Se qualcuno viene qui per intervistarmi, mandali via da parte mia, capo. Cavolo, un brutto presentimento. Yare da zero. Sta cosa non si capisce, è successa tipo due volte in tutto il gioco. Sta transizione così con Shinigami che fa... Un misto tra Peco e il tizio degli insetti. Intendi Gonta? Sì, un po'. Ma che... Un po' c'ha l'aspetto. La palette di colori sarà forse. O l'abbigliamento. No, vabbè. A mangiare insieme all'hotel. Grazie infinite per concedermi questa intervista oggi. Ricordo cosa mi... Iniziamo, ho qui davanti De Suico Thunderbolt per un'intervista esclusiva. Esclusiva, attenzione, esclusiva. Chiedimi ciò che vuoi, ti dirò tutto. Bene, iniziamo con la prima domanda. In qualità di detective, cosa fai di solito nella tua vita quotidiana? Molesto ragazze. Sicurezza del pericolo. Vabbè, indagini sotto copertura, lui ai camuffamenti. Nel mio caso svolgo molte indagini sotto copertura. Sono bravo a intrufolarmi ovunque. Sicurezza del perimetro. Le ronde della Lega. Se l'indagine è su una ragazza, posso ottenere tutte le informazioni di cui ho bisogno. Certo, se è un ragazzo no. Lo farà Yuma. Anche se non sono bravo a risolvere casi di omicidio, sono un maestro a scoprire ciò che vogliono le donne. Maestro, è un maestro a scoprirlo. Se posso, in che tipo di posti sei andato sotto copertura in passato? Lei ha detto che era andato dalla Materasu, mi ricordo. Per esempio nel camerino di una rockstar, sul set di un colossal. Proprio le classiche scene del crimine. Non è che adesso sta fatto scopre i suoi poteri, in che senso? Ah, sei sicuro che siano le azioni di un detective e non di una sorta di ammiratore molesto? Ha già capito tutto. Certo, comunque non posso dirti altro a questo proposito. No, non si può svelare il potere speciale. Il resto è top secret, capisci? Capisco, vabbè. Passiamo ad altro allora. Cioè, è assurdo, anche se è una ragazza, una buona, il potere lo rivela. Cioè, ha un minimo di autocontrollo. Hai eccoci, eccoci. La musica. Ma che cazzo fai? Sulla mia abilità sono bravissima a suonare gli strumenti. Sono un mago della chitarra e del basso. Non si può dire il forte. A Yuma non l'ha detto, quindi, cioè, per rispetto nei confronti di Yuma, non è che può dirlo alla prima tizia che passa. Ma la punta di diamante è la voce. Sono nato per stare sul palco con un microfono in mano. È tutto picchiato dal filo d'erba. Sto scrivendo delle canzoni che un giorno riempiranno questa città di musica.
Perciò vuoi anche debuttare come artista? È già un artista. Esattamente, voglio inondare le persone di questa città con la mia musica, più di quanto la pioggia abbia mai fatto. Oh, attenzione perché... No, attenzione perché c'è... C'è il profilo della tipa, importantissimo, cioè... Importantissimo. Oh, è alta 1,80, è altissima. Compleanno il 1 aprile, quindi è uno scherzo, cioè... Radora Rubica di Pettegolezzi, dispezza romanzenti, girtolo giornalista, gazzetta di canali, talento a risolvere puzzle di districamento. Che significa? Boh. Vabbè, è una giornalista, sta intervistando De Suico, bla bla bla. Che c'è di nuovo? Anello della Vergine. Nel incassato un grande gioiello rosso al momento esposto alla mostra. Vabbè, non ci interessa. Gatta 9 code. È stato scoperto quanto segue. Giovane uomo, indossa un cappuccio, capelli e occhi colore rosso fuoco, alto e sembra un modello. Aspetteremo quel momento con ansia. Prossima domanda. Ah, tipo liberarsi dalle corde. Ah. Damn. A chi potrebbe mai servire essere un escapologo? A chi potrebbe mai servire? A una persona normale o a un ladro? Parlami della rivalità con il ladro gentiluomo, il gatto a 9 code. Era uno tosto, cioè, per far capire che tu sei bravissimo, perché... Cioè, per riuscire a catturare uno tosto. È stato un rivale tosto, me lo aspettavo. Sapeva perfino fare ottimi camuffamenti. Ottimi camuffamenti, mica fatti da Desuico, no? Se non ci fossi stato io a fermarlo, avrebbe sicuramente arricchito la sua collezione di pietre preziose. Quindi l'ho tenuto in custodia ora il gatto a 9 code? Non so dove l'hanno portato i pacificatori. Probabilmente mi sta maledicendo da una cella ora. Comunque, che aspetto hai il gatto a 9 code? Che aspetto hai il gatto a 9 code? Ha dei caratteristici capelli e occhi rossi, ma per il resto è esile e debole. Hai capito, gatto? Hai capito? Sei esile e debole, come rispondi? Capisco, grazie mille. Passiamo alla prossima domanda. Conosci il segreto che si nasconde dietro l'anello della Vergine? No. Dobbiamo mentire fieramente? No. No, io voglio saperlo, infatti. Anello della Vergine? Intendi quello che il gatto stava cercando di rubare? Sentiamo. Segreto che... A quanto pare c'è scritto un messaggio segreto sotto al punto in cui si trova la gemma. Cazzo! Un messaggio simile era scritto anche sul girocollo di Cassiopea che il gatto a 9 code aveva rubato. Ah, questa è la mappa del tesoro, tipo. Quando entrambi i messaggi vengono decifrati, il luogo in cui si trova un tesoro nascosto. L'avevo detto che era la mappa del tesoro. Un tesoro nascosto, l'anello nascondeva una cosa tanto grande. Ma perché ce l'hai tu? Infatti, perché ce l'ha ancora lui? È ancora di più una dimostrazione che non ha mai portato quel tizio dai pacificatori. E che probabilmente era veramente Iaco. Lo conosco, ma dillo prima tu. Dove hai detto che era scritto il messaggio? Vedi, allora il gatto sta intervistando De Suico semplicemente perché gli interessa sapere il messaggio. Non è che vuole per forza rubare l'anello. Perché quell'anello De Suico è infatti... Infatti. L'anello non era stato rubato alla galleria d'arte dal gatto a 9 code. Pensavo fosse stato restituito una volta catturato il gatto. Oh. Sei stato sgamato, Desuigo. Perché ce l'hai ancora tu? Non lo so, ma scommetto che lo vorresti tu, vero? Non ho avuto occasione di restituirlo. Desuico, non dirmi che ti sei approfittato della situazione e hai tenuto l'anello per te. Sarebbe proprio deplorevole se tu l'avessi fatto. No, lo fai sembrare peggio di quel che è. Avevo davvero intenzione di restituirlo. Davvero? Certo, perché non andiamo a restituirlo ora insieme? Ti accompagno solo se mi lasci continuare l'intervista. No, mo ciron.
Va bene, accettate tutte le condizioni, intervista e il resto. Comunque, che stavi dicendo su quel tesoro nascosto? Non vedo nessun messaggio segreto. Mamma mia, la trappola di Desuigo si fa sempre più fitta, ragazzi. È proprio lì. È proprio lì, dai, leggilo, Desuigo. Leggilo, Desuigo. Dove? Sotto la testa, qui, ti faccio vedere. Qui, ti faccio vedere. Ci penso io. Ciao, coglione. Volevi. Vedi, è scritto proprio qui. Ehi, da un cazzotto. Che cosa c'è scritto? È scritto: io sono il gatta nove code. Grazie per l'anello, stupido detective. Ecco. Lel. Il messaggio dice così, stupido detective. No, ma non può. No, ma lui stava facendo una trappola perché ha fatto finta al posto di catturare. Quindi dai, Desuigo, non dimmi che ci sei cascato. Aspetta, stupido, sta parlando di me. Proprio di te, Desuigo. L'hai capito troppo tardi, detective dei miei stivali. Vabbè, era una donna, lo sapevo. Era impossibile che non fosse detto, una donna. L'aveva detto. Non sei una giornalista. L'hai capito finalmente? Non dirmi che sei... Ma penso anche che avevi ragione, che probabilmente era Yako, quello lì. Quello che ha fatto finta di catturare Desuigo, Giadi. Esatto, sono il ladro gentiluomo, il gatto a nove code che pensavi di aver catturato. Sarebbe divertente se lei è comunque in realtà un uomo e questo è un travestimento. Vabbè. Kaito Kyubi non è... Quello vero, ovviamente. Che? Perciò tu sei il gatto! O meglio, la gazza. Quella buffonata che hai organizzato alla Galleria d'Arte è stata proprio divertente. Il tizio dei capelli rossi che hai catturato di fronte alla galleria è il capo della tua agenzia investigativa, no? Sgamato su due camuffamenti e poi lo hai smascherato di fronte agli spettatori. Vedi, quindi è confirmed che può fare due... Però è carina questa cosa qua, che scopri che Desuigo può piazzare due camuffamenti uno sopra l'altro. Cioè, non è una cosa scontata. Non è una cosa scontata. E... tra l'altro è un figo che si scopre solo nel DLC, che in realtà ha questa specie di power up. Proprio come avevi pianificato, la gente in città ha pensato si trattasse del gatto a nove code. Hai messo su quella sceneggiata per sminuire la mia immagine? No, per attirarti in trappola, cogliona. Vai, Vivia, bloccala. Esatto, sei proprio una tipa sveglia. Ma mai quanto me. Per i cittadini non sei altro che un mix delle immagini e delle idee che si sono fatti di te. Distruggendo quell'immagine sapevo che avrebbero perso il rispetto e l'ammirazione nei tuoi confronti. Aia. In questo modo la gente di questa città inizierà a odiare i criminali. Come dovrebbe. Sarebbe molto più difficile commettere reati. Diresti addio alla tua carriera di ladro gentiluomo. Kaito. Sei davvero convinto che i tuoi giochetti siano sufficienti a far sparire il gatto a nove code? Il gatto a nove code non muore mai. Gli tagli una coda e gliene ricrescono due. Finché questa città avrà bisogno del gatto, lei non morirà mai. È importantissimo che ci sia il gatto, no? Cioè, se no chi è che fa le donazioni agli ospedali? Cioè, sfortunatamente per te avresti dovuto escogitare meglio il tuo piano. Chi le fa? Arara le fa? Le donazioni agli ospedali? Hai proprio fegato, è vero che ti ho sottovalutata. Non pensavo che saresti venuta nel nostro ufficio, e quello non è un travestimento. Vabbè, quindi qual è la trappola che hai escogitato, Desuigo? Cosa succede? Arriva Icardi che le dà un calcio volante in faccia. Perciò i capelli, gli occhi rossi e tutto il resto erano solo dicerie. Ti piace mettere in giro voci sul mio aspetto? Non fanno che assicurarmi l'anonimato, ma non pensavo che si sarebbero diffuse così velocemente. Gli stessi occhi di Yova, non ci ho fatto caso. Voi detective siete così facili da ingannare. Che donna! Che donna! Proprio il tipo di donna di cui mi innamorerei. Lo prenderò come un complimento. Beh.
Comunque non c'è nessun messaggio segreto. Era solo una bugia per convincerti a mostrarmi l'anello. Cazzo, è vero, comunque è la stessa forma degli occhi di Yuma, con quella cosa che ho detto che sembrava uno specchio. Ah no, perché lei ce l'ha pure sopra. E come pianificato, questo lo prendo io. L'anello della Vergine è mio. Firmato il gatto nel gatto. Guarda la gatto mio! Te ne vai già? Sì, grazie per avermi dato retta durante la mia interminabile intervista. Beh, ci si vede. Sayonara. Aspetta. La battaglia non è ancora finita, gatta a 9 code. Che c'è ora? L'anello che ti ho dato è un falso. Ma che cazzo, è un insieme di trucchi uno contro l'altro. È una puntata di JoJo praticamente. Infatti. Guarda qui l'originale. Impossibile. Ecco perché nessuno la placcava già. In effetti mi sembrava strano. Hai detto che avrei dovuto escogitare meglio più piano? Beh, ti saresti aspettata questo colpo di scena? Pazzesco, io volevo un quick time in cui si picchiavano, in cui dovevi schivare, dovevi picchiarla. Se il gatto non può essere catturato, l'unica soluzione è farlo uscire allo scoperto. Mamma mia, un grande desiderio. Tutta la messa in scena che hai tanto criticato non era che una trappola per attirarti qui. E adesso le dirà, ah, anche la mia è una trappola, perché vedi, io non esisto, puff, e sparisce. Sapevo che non avresti accettato di vedere rovinata la tua reputazione di celebre ladro gentiluomo. La ragione per cui hai perso è che non eri disposta a mettere da parte il tuo orgoglio. Attenzione, c'è pure l'insegnamento morale, pure il... Da uno come Desuico, era meglio se ti facevi arrestare. Perché adesso cosa succederà? Verrà condannata a morte? Pensi di essere una sorta di Robin Hood, ma non sei altro che una criminale. Vabbè, Desuico, non saprei. Alla fine, se davvero fa le donazioni agli ospedali, io... Cioè, cercherei un attimino, ci rifletterei un attimo prima di... In qualità di detective non posso lasciarti andare. Pensavo fosse un idiota presuntuoso, ma non sei poi così male. E adesso questo me lo prendo io? Beh, non sarò molto bravo a indagare, ma non sono male a negoziare. Vabbè, hai rubato il talento a Yako? E se fosse Yako? Ma basta! Da Desuico. Quindi che intenzione di fare ora? Consegnarmi ai pacificatori? Beh, il piano iniziale era quello, ma ho cambiato idea. Ho cambiato idea, ti perdono se usciamo insieme. Aspetta. No. Stai contando? Le ciocche dei capelli pensavo fossero nuove. Sono 8 invece. Mi lascerai andare? Vabbè, ce n'è quelle davanti. Così diventano 10. No, non posso, ma non ho neanche intenzione di consegnarti ai pacificatori. Cosa stai cercando di dire? Diventa mia moglie, ti prego. Ora le dà l'anello per sposarsi. Non posso andare da solo come detective, anche come uomo, ecco. Le dà l'anello per sposarla. Come scusa? Ma vaffanculo. Lo sapevo. Lo sapevo. Sposare? Sei serio? Serissimo. Anche se cercate in tutto il mondo non troverei mai una donna più eccitante di te, amore mio. Una criminale e un detective? Sarebbe fantastico. Ma coronello non è nemmeno tuo. Non importa, se l'accetti saremo partner. Capisco. E allora glielo ruba e dice vabbè ciao coglione. Davvero, perciò ora gli do un calcio. E sei proprio uno stupido, sì, in effetti sei proprio un coglione. Ma ci sono i pacificatori. E forse sì? Ci sono i pacificatori fuori dall'hotel, vero? Adesso dico, hai chiamato i pacificatori e le fatti. Ma puoi essere
Puoi essere più coglione di così, ma Cristo Dio. Non ho sentito la tua risposta. Io non ho parole, raga. Ho pensato fino alla fine, ho pensato che tirava fuori qualche colpo di genio, qualche cilindro dal cappello. Guarda il coglione. E invece... Allora, la scena in cui ha chiesto di sposarlo è così da Desuiko. Com'è andata la missione? Portata a termine? Desuiko, avevi un solo cazzo di lavoro, Desuiko. E trovando il falso gatto a 9 code, riuscite ad attirare il vero gatto a 9 code proprio come era previsto. Invece di risolvere, le chiede di sposarlo. Alla fine lei fugge e prende l'anello che aveva regalato al momento della proposta. E è diventata gatto a 9 code lei. La sua identità è il gatto a 9 code. È andata da Desuiko per bere l'anello vergine come aveva detto che avrebbe fatto. Addirittura 3 foto si merita, eh. Poi ora è tutto sconosciuto. Infatti. Tranne il grande ladro fantasma. Raga, io non ce la posso fare. Dio che ha aggiunto qua. Desuiko l'ha preso in prestito la galleria d'arte, ma è stato rubato dal gatto. Il gatto non è cosa, ha assunto l'identità di Enin, una giornalista, per rubare l'anello della Virgin. Desuiko prima di scomparire. Desuiko, sei un cazzo di meme. Come farsi derubare avendo previsto tutto? Tutto! Vai. Sangue rosso. L'ho perso. Nakushita? Cosa hai perso? Nanio? Il senno! Il gioiello, il mio orgoglio, il mio Kijo! Amore. Infatti! Rocky Joe! In effetti quello sprite è molto da Rocky Joe. Sì. Ah, Rocky John is for men. Rocky John. Personaggio di Danganronpa 1 che non nomino is for boys. Se avete pensato al personaggio di Danganronpa 1 siete degli ignoranti. Vabbè, vai. Il gioiello, un momento, intendi l'anello della Vergine, mi stai prendendo in giro? Cioè, per farti inculare il vero anello. La galleria d'arte è stata così gentile da prestarselo per catturare il ladro gentiluomo, tu l'hai perso? Sta andando molto più veloce del solito, cioè è proprio... Madre, sono io quando metto le mani nella panza a seguito e faccio... Cosa faccio ora? Andremo a bancarotta per ripagarlo, saremo in debito a vita. Vai, pagarà, dai. Non stare lì a commiserarti, fai qualcosa. Mettere da parte le emozioni per una deduzione perfetta con una soluzione perfetta. Coglione. E niente, adesso dico non è riuscito a mettere da parte le emozioni, purtroppo. Molto worth, devo dire, questo DLC. Molto worth, dai. Il motivo per cui giocare questo DLC. La tizia che dice muori a Desuiko. La scena finale della proposta di matrimonio. E io che avevo ragione sul fatto che era una donna il ladro. Brava. Adesso facciamo il paragone con tutte le teorie che ho indovinato io del main game. Che c'entra? Non c'entra di nuovo. Mata. Hai sentito che il gatto a 9 code è tornato? È tornato, ragazzi. Pensavo l'avessero catturato. Cosa ha rubato stavolta? Il cuore di una persona. È vero che il ladro gentiluomo ha colpito di nuovo? Sì. Ha sempre quel museo. Ha rubato questa volta. Sempre quel museo. Sa che è l'unico. Sorprendentemente, niente. Ha lasciato solo un tesserino con scritto. Ha riportato l'anello? Ha scritto Suka Desuiko. Ha solo fatto uno scherzo lanciando un anello. Lasciando un anello al dito di una statua. Ma è quello fake, forse. Ah, sì, è giusto. Non è quello vero, mi sa. Lui però si conserva questo ricordo del suo primo amore. La prossima volta ti catturerò. Ma mi è incazzato, bro. Ah no! Ma come ricordo il tuo primo amore, Desuiko? Mi sembra tipo Wild Link Troll. Ma che. Restituisco l'anello della Vergine. Sono tenutamente non mi piace come mi sta. Firmate il gatto. Hai portato l'anello. Quindi era quello vero. Avevo detto. Che poi se ci pensi è. Oltre a fare tipo a umiliare Desuiko per dire tipo, guarda, visto che non lo.
cioè mi fai pena, gli do l'anello. E anche un no alla proposta di matrimonio, yeah, se ci pensi, no? Perché non le piaceva come le stava l'anello. Sì, sì. Questa cosa l'ha aggiunta proprio per dissare full De Suico. Abbiamo finito, come ti è sembrata, vincente, vero? Dai, carino, tutto sommato, dai, vale la pena. È stato anche divertente. A me, io lo approvo, dai. Non so se chiamarlo DLC. Cioè, perché DLC ti fa sembrare una cosa insana. Questo è tipo una specie di mini avventura. E anche se saranno 4, è un po' sempre limitativa come cosa, però... Vabbè. E adesso c'è il giorno fortunato di Fubuki. Sembra la descrizione di come si chiama? Brody Quest. Il miglior giorno nella vita di Adrien Brody. Bello, per loro non era mai stato rubato, quindi per loro non è successo niente. Beh, non lo so, nel senso dipende se poi De Suico e Iaco gli hanno dovuto dire tipo: ehi, sentite, sappiate che purtroppo, se potessi rifare tutto da capo, chiunque l'ha pensato almeno una volta, esami, scommesse, relazioni, problemi di lavoro, se solo potessi cancellare i miei fallimenti, vabbè, contro se Z, solo potessi avere ancora più successo. No, solo un minuto. Appena un minuto. Tuttavia, quando un momento è passato non può essere ricreato. A meno che tu non sia lei, Fubuki Clockford, la master detective in grado di riavvolgere il tempo. Il suo strano e fortunato giorno inizia ora. A meno che tu non sia Yugo. Ora. A meno che tu non sia Flavio Insinna. Blessato Sori è abilitato solo il salvataggio automatico. Fubuki gameplay. Vediamo, visto che a tutti voi è piaciuto molto di più quello di Fubuki, vediamo, aspettative alte per questo Fubuki gameplay di 20 minuti. Il Fubuki gioco riproduzione. Ehi tu! Mamma mia, un'anziana signora. Io? Chi sarà mai? Sì, bella signorina. Avrai successo in tutto quello che farai oggi. Considera il tuo giorno fortunato. Ah, dove posso incontrarti? Dolcissima giorno vecchietta. Fortunato? Sì, sarà il giorno più bello della tua vita. Se mai dovessi giocare d'azzardo, oggi sarebbe il giorno giusto. Non è vero, anche Celebi l'ha giocato. Vuoi che ti legga il futuro? Ti dirò qual è il tuo numero fortunato. 7. Non me la cavo bene col gioco d'azzardo. 18. 52. È terribile, qualcuno è appena caduto dal cielo. Un angelo? Che cazzo? Ma che è? You're Lying April? Questo fa parte del mio giorno fortunato? Oh, che buona Fubuki. Il giorno fortunato di Fubuki. Life is strange, life is lucky, life is beautiful. Sembra che stia succedendo qualcosa laggiù. Andiamo a indagare. Ma che in 2D? Ma che figata è? Ma dove vai? Cosa? Un incidente? Ho dimenticato qualcosa. Non voglio lavorare. Sono io. Questa città è davvero gelida. Vediamo. Distretto di Ginma. Settima strada. E ho detto 7 prima. Via nuovo, il nuovo che avanza. Vediamo che dice qua. Una cartomante per strada ha detto a Fubuki che era il suo giorno fortunato e che avrebbe avuto successo in tutto. Poco dopo c'è stato un po' di trambusto in strada e Fubuki si è diretta lì. Si è diretta nella direzione opposta. No vabbè, Fubuki Clockford, assurdo, pazzesco, adoro avventure emozionanti. Vabbè, la spiegazione era quella già. Stretti Kamasaki, famiglia Go, Crescie, non ci interessa, questo non ci interessa, non ci sono cose nuove. Vabbè, ciao, arrivederci. Ma poi perché dovrebbe interessarmi cos'è il governo unificato in un DLC che non verrà probabilmente mai nominato? Perché?
Cosa? Un incidente? Vuoi scoprire il tuo numero fortunato? Un attimo, eh. Però mi preoccupo di più il tempo che il numero fortunato. Che baccano. Brunch. Un incidente? O è stato... Ma è morto! Magari si tratta di una sorta di festival? No, bisogna riavvolgere il tempo e salvarlo. Festival che è? Festival della morte? Che succede? Sembra che qualcuno sia svenuto. Sì, svenuto non mi sembra proprio... Il tizio è caduto da un edificio laggiù. No, bisogna salvarlo, bisogna salvarlo. È stato un suicidio? Chiedo scusa, lasciatemi passare per favore. Sono un dottore, lasciatemi passare. Sei una dottoressa? Ma il sangue è rosa, come mai? No. Conosci quest'uomo? Cos'è per terra là? Un dado. No, non lo conosco affatto. Stava giocando d'azzardo. Allora perché sei qui? Oggi dovrebbe essere il mio giorno fortunato. Quindi ho pensato che potrei essere utile. E poi dice, ma vattene un po' a fanculo. Come, scus? Ah, è morto, non è morto? Oh, respiri ancora, che fortuna. Certo, che fortuna. Avrei una morte lenta e dolorosa piuttosto che rapida e indolore. Ehi, sto cercando di dire qualcosa. Tre. E lì sul dado. Tre. Non ho capito, potresti ripetere per favore? È il modo in cui la cartomante ha fatto sapere a Fubuki il suo numero fortunato. Sì, esatto, fortunato. Lo stavo per dire pure io. È un modo un po' contorto. Ma non della cartomante, però. Resisti, non respira, dov'è l'ambulanza? Forse era un messaggio in punto di morte. Mi sembrava che stesse cercando di dire il numero 3. Meno male che non era 5 perché... O 6 perché c'è... quello che viene dopo il 4 è impossibile da sapere, ragazzi. Per unificato è il video che dire in code. Se non mi sbaglio sono state le ultime parole pronunciate prima di morire. Non devo assolutamente dimenticarle. Ciao Aiko, buon ritorno. Abbiamo fatto il DLC di Desuiko. Oh, se riavvolgo il tempo posso ascoltare di nuovo il suo messaggio. Cioè, no, se riavvolgo il tempo posso salvarlo dalla morte, no? Ma è passato tutto il tempo. Vabbè, non sappiamo esattamente lei fino a quanto può portare indietro. Ma non è la sua preoccupazione non è salvarlo, è... Ah sì, è vero, posso riascoltare il suo messaggio. Ascoltare ripetutamente il messaggio in punto di morte di qualcuno è qualcosa che solo io posso fare. Di cosa stai parlando? Se non vai a aiutare, esci da sto cazzo. Esci da questo corpo. Vedi, ho perso troppo tempo perché sono andato prima indietro. Anzi, forse potrei provare a salvarlo tornando indietro. Oh, brava, Fubuki, meno male. Proteggere la gente fa parte dei miei doveri di detective. Potrei ancora farcela se mi sbrigo. Ma la cartomante la ferma, deve skipparla. Chiedo scusa, vado di fretta. No, Fubuki, così rinuncerai al tuo giorno fortunato. Amore piccolino! Presto, dobbiamo salvarlo! Il prossimo cliente, non mi interessa! No, è troppo tardi! Oh, quel rumore! No way! Stai bene? Cosa è successo? Però mi piace molto come è iniziato sto DLC. C'è qualcosa che devi dirmi? Ti prego, dimmelo! Son! Ah, adesso tu, ma che cazzo! È un countdown. Due, il numero due. Ehi tu, cos'è successo? Stai bene? Vuoi che chiami in ambulanza? Non serve, sto bene, mi riprenderò su quale. Che cagliona. Ma torna ancora più indietro, Fubuki, cazzarola. Il messaggio in punto di morte era diverso questa volta. Ah no, già, una volta che torna indietro non può tornare ancora più indietro. Che stupida. Prima era 3, ora 2, mi chiedo cosa possa significare. Sì, Max, mi sono ricordato dopo. Ma perché si ferma ogni volta? Ehi, tu! È estenuante, potrei non farcela. Konomama
detto mamma. Certo, vabbè, no, per, tempo, per 200 metri quello il che... Il tempo che sale nel taxi, eccetera, arriva là, sì, sì. Sicuramente sì, funzionerà. Chiedo scusa, lasciatemi entrare. Così si apre automaticamente. Avanti, a tutta velocità. NPC che nemmeno dice, sì signora, certo. Vabbè, incredibile. È caduta proprio sopra. Ma forse l'ha fatta apposta, quindi, a far fa... Oh. Il taxi. È bene? Non c'è sangue questa volta. No, un po' c'è. Cos'è successo? Riesci a parlare? Lì, uno. Ho capito, ma c'è quattro in realtà sul dado. Però effettivamente la faccia che lui vede da lì è l'uno, perché è opposta al 6. Sì. La faccia che ha proprio davanti a lui è uno, in effetti. L'uomo però che cade. Uno, ora è uno, cosa significa? Dimmelo per favore, prima di morire. È inquietante sta cosa qui. Qualcuno ti ha spinto? Chi è stato il colpevole? Ci siamo, devo rifare tutto da capo. Ehi, respira ancora, il tetto della macchina deve aver attutito la caduta. Grande Fubuki, insana. Venga, di chiamare un'ambulanza. Grazie a cielo! È vero, oggi è davvero il mio giorno fortunato. Sì, ma la cartomante non te l'ha detto. Che lieto fine! E siamo arrivati a metà di LC. No, non lo so, l'ho detto a caso, però... In effetti la seconda volta in teoria è caduto, cioè non c'è stato. Allora, guarda quei baffetti diverso. Come si muovono. Stavolta ok, il dado potrebbe essere rotolato diversamente perché il tizio è atterrato in un punto diverso, però non si capisce perché tra la prima e la seconda volta è cambiato fine. Il dado. Ecco cosa è successo l'altro giorno. Vabbè, povero Desuigo che deve sentire le chiacchiere di Fubuki. Non ha fatto un lieto fine, non hai risolto nulla. Il tizio è sopravvissuto? Arara non ne può, cioè non ne vuole sapere niente. Sì, è riuscito a sopravvivere anche se ora in coma. Ah, bello bro. Beh, meglio che morto. Vabbè, sì. Ma non sai perché è caduto dal palazzo? Ma che frase lunghissima ha detto. Il generale dice che è stato un tentato suicidio. Sembra che abbia scavalcato una recinzione in cima all'edificio. Pazzesco, meno male che c'era Fubuki nel taxi. Scommetto che i pacificatori se lo sono inventato dopo un'altra delle loro indagini di merda. In effetti, Aiko be like. In ogni caso non sono fatti nostri. Va bene tutto, ma non ti turba quello strano messaggio in punto di morte? Era solo il numero del dado, bro. All'inizio era 3, poi 2 e alla fine 1, giusto? Sembra come un conto alla rovescia. È la prima volta che sento parlare di un messaggio in punto di morte che cambia. Bro, è certo, se cambia il dado che è rotolato. Perché i messaggi in punto di morte sono normalmente... Ah no, perché i messaggi in punto di morte sono normalmente un evento unico. In effetti non è che muori più di una volta. Allora forse il messaggio è cambiato perché sono tornato indietro nel tempo. Aia. Shock, stai parlando la lingua della verità. No, non ha senso. La vittima era già caduta quando sei arrivata sulla scena. E si fa? Cioè, mi dà fastidio. Per cui che si tratti di suicidio o omicidio, gli eventi che hanno portato alla caduta devono essere stati gli stessi. E dubito che avrebbe voluto dirti ogni volta qualcosa di diverso. Che ne pensi, Lara? Sì, gli eventi sicuramente sono stati sempre gli stessi. Gli immagino che con questa domanda tu voglia assumerli. Perché se è così, paga. Lascia stare, sono stato uno stupido a chiedertelo. Io ti assumo. Io ti voglio nel mio team. Madonna, che carino. I baffi bianchi lunghissimi. A prescindere dal problema, chiedere il mio aiuto è la scelta più saggia che si possa fare. Allora, avrai un cazzo di DLC per fare le cose per conto tuo. Non rompere il cazzo nel DLC di Fubuki, grazie. Sì, se non ti facessi pagare un occhio della testa ogni volta.
E lo dice mentre c'ha un occhio mezzo chiuso, tra l'altro. Ovviamente devo chiedere una tariffa adeguata. Adeguata, adeguata, eh. Anche se in questo caso non sembra un atto criminale. E quindi te lo farò pagare ancora di più. Questa possiamo considerare una conversazione tra amici. Ah, Avidara, mi sorprende. No, oh, quindi ora siamo amici? Come mai hai cambiato idea? Mi chiedo perché il messaggio in punto di morte sia cambiato. Conosci il motivo, Lara? Cioè, ma veramente non ci sono arrivati che il dado. Potrei dedurre alcune possibilità. Tuttavia non posso dichiarare nulla se non indago personalmente sulla scena. La retroconoscenza? Boh. Perciò è comunque necessaria un'indagine. Può vedere il dado. Perché sennò come fa a sapere che c'era un dado se non lo vede a Lara? Adoro! Adoro! Lol. In indizi è possibile vedere le informazioni sugli indizi acquisiti. Mi spacco. Amore piccolino! Il messaggio lasciato da Loa Fubuki la prima volta. 3. Il messaggio lasciato da Loa Fubuki la seconda volta. 2. Il messaggio lasciato da Loa Fubuki la terza volta. 1. A proposito, secondo il giornale la vittima è caduta da un edificio di 4 piani. Il piano 1 è un negozio di lusso, il piano 2 è un ristorante, il piano 3 è un salone di bellezza e il piano 4 è un casinò. Ovviamente sta giocando al casinò, infatti ci hanno detto che è caduto dal quarto piano. Ogni piano ha delle finestre che si affacciano sulla strada e che non possono essere aperte. Lui ha scavalcato una recinzione, non una finestra. Quindi è molto probabile che la vittima sia caduta dal tetto. Cioè si era indebitata e poi si è lanciata dal tetto. L'edificio da cui si ritiene sia caduta la vittima è di 4 piani. Conosciamo l'identità della vittima? Non ti hai fare troppo, dici? È un uomo di 25 anni, lavora nel negozio al primo piano, ma spesso si sposta agli altri piani come cliente. Ma cliente, come ludopatico! Quindi conosceva le altre persone dell'edificio. Ci stanno facendo un'indagine super seria per un tizio che alla fine ha detto i messaggi semplicemente leggendo il numero nel dado. E poi perché questo qua legge il messaggio sul dado quando ti chiedono di dire qualcosa? C'è comunque le possibilità che qualcuno del palazzo l'abbia portato sul tetto e l'abbia spinto giù. Lavorava nell'ufficio da cui è caduto. Forse il messaggio in punto di morte è un indizio su chi è stato? Palesemente, palesemente. Se fosse così, allora è strano che il messaggio sia cambiato ogni volta che hai parlato con la vittima. No, vabbè, un colpevole che cambia ogni volta, assurdo. O forse c'è qualcuno che si chiama 321, è impossibile, no? Certo. Non puoi escluderlo con certezza. No, no, non si può escludere, non si può escludere. Cioè, potrebbe anche essere che... Ok, è vero, ma questo non spiega perché il messaggio si è cambiato. 3, 2, 1. Ma on my way to creare un thriller mystery dove il mastermind si chiama 3, 2, 1. A proposito, quando la vittima ha detto 1 l'ultima volta che ha parlato, in realtà ha detto lì. Lì, quindi si chiama 3, 2, 1 di cognome e poi di nome e poi di cognome lì. Però scritto con due E, esatto, come Bruce Lee. Palesemente. Lì? Avrà trovato qualcosa? Non lo so, ma sembrava che stesse cercando qualcosa. Guarda che carino. Amore, sei troppo carino. Che carino. Con le zampette affacciate. Madonna, che amore che sei. E non puoi guardare un po' me? Eccolo. Amore. Amore mio. Vivino. Ciao. Ciao. Amore. Vabbè, andiamo avanti. Fubuki non ha capito quello che ha visto, quindi ok che indaghi a scatola chiusa contro loro. Vabbè, Fubuki però è una stordita comunque, cazzarola. C'è un dado gigantesco rosso di quelli del risico. Vai. Che vuoi dire? La vittima deve aver avuto qualcosa in mano mentre cadeva. L'impatto della caduta glielo avrà fatto cadere. Come hai fatto a capirla, Rara? Ma sei troppo intelligente. Capisco, quindi la vittima ha trovato l'oggetto e poi ha lasciato il messaggio. Messaggio. In questo modo il messaggio della vittima ha senso ed è probabile che l'oggetto sia collegato al caso. Pazzesco. Fubuki, hai trovato qualcosa sulla scena?
Mi dispiace veramente tanto, non ho notato niente. Sarai anche sbadata, ma dubito che ti sarebbe sfuggito qualcosa molto grande. Lui dubita. Quindi doveva essere qualcosa di abbastanza piccolo, di non molto appariscente. Lui dubita. Aspetta, la vittima doveva avere questa cosa in mano anche la prima volta che è caduto. Per forza, se ha detto il messaggio anche la prima volta. Ma invece di uno quella volta ha detto tre. Come mai? Aveva in mano qualcosa di diverso ogni volta che è caduto? O impugnava più di un oggetto? Troppo difficile, cioè. Ma là, Kodaka, ma se volevi rendere questa cosa più... cioè... nel senso, cioè, bastava non far vedere il dado, secondo me. Lì creavi veramente un bel mistero, perché magari con col fatto che c'era un casino... magari ci potevi arrivare, però lì veramente ti saresti dovuto sforzare di capire, avresti detto, ma perché se aveva un oggetto, qual è che può essere quell'oggetto che ti fa dire una volta tre, una volta due, cioè, capito, sarebbe stato un bel, cioè, un bel enigma, onestamente, non l'ho visto nemmeno io il dado quando ho giocato. Max, ti invidio, perché ti sei appassionato di più al gioco, cioè, ci sono pure gli indizi. Attenzione, cioè, è importante questo caso, quindi secondo me vanno visti, cioè. L'uomo era sdraiato a faccia in giù quando Fubuki è arrivato sulla scena, sussurrato 3, qua non si vede il dado, qua neanche. Questa tornata, questa c'è che Fubuki ha sentito, si è precipitato sulla scena rendendo più in fretta la prima volta, ha sollevato l'uomo e lui ha detto 2 prima di morire. Tornando indietro nel tempo, il suo messaggio è diverso rispetto alla prima volta. Potrebbe essere che è cambiato perché lui forse la prima volta l'aveva urtato ulteriormente. Oppure forse l'aveva urtato il tizio che si era avvicinato, capito? Aveva colpito il dado e quindi l'ha cambiato. Mentre stavolta che si è avvicinato solo Fubuki era 2 il dado, per questo motivo, perché non ci sono state altre interferenze. Sì. E poi qui vabbè, perché c'è stata la macchina. Vedi, qui non si vede il dado. Non te lo fanno mai vedere. Ma si vedeva prima. Lo so. Cioè. Edificio che si ritiene di 4 piani, negozio di lusso, ristorante, salone di bellezza, casino. Se si spostava in altri piani, caduto su un taxi, bla bla bla. Oh, profili, attenzione. Cartomante. Adora il caffè, sei tu da vecchia. Disprezza i lavori in piedi, sei tu adesso. Titolo cartomante di strada, talento dire il numero fortunato. Ma la cartomante ha chiamato Fubuki, ha detto Fubuki che era il soggiorno fortunato e che avrebbe avuto successo in tutto. Ma che fa nicco nicco ni, ma che è? Uomo che cade! L'uomo che cade, alleluia. Ma perché il suo gruppo sanguigno è O? Invece zero. Di zero. Sì, ma è con la lettera zero. Cioè con la lettera O. Zero. Di solito, guarda, c'ha Fubuki. Vedi che Fubuki ha zero. Ma andiamo avanti. Ma mi fai vedere il profilo dell'uomo che cade, che adora la vita notturna? Talento la vita sonnellino. La vita loca. Se non c'era Fubuki, il sonnellino. Un uomo caduto. L'avrebbe avuto eterno. Disprezza conformarsi agli altri. È caduto nell'edificio. Sopravvissuto perché il taxi ha ammortizzato la caduta, ma è svenuto dopo aver lasciato un messaggio a Fubuki. Ti invidio, Max. No, troppo intelligente il Simone per giocare in blind. Ma che è? Perché c'è scritto nuovo? Cos'è che c'è di nuovo? Ah, quaderno indizi, cioè questo tutorial, ma... Ah, guarda quanto è bello pulito adesso, non hai questa sensazione di freschezza? Dato che Fubuki è tornata indietro nel tempo, è difficile credere che avesse in mano qualcosa di diverso ogni volta. Tuttavia non possiamo escludere la possibilità che ci fossero più oggetti. Ora mi sento più confusa che mai. Troppo confusa. Seguendo la logica si arriva sempre alla destinazione chiamata verità. Ma io sono negata in questo. Non arrenderti, principessa, ricominciamo dall'inizio. Va bene, ci proverò.
Esatto. Sarebbe un indizio chiave in questo caso, giusto? C'è la retroconoscenza qui. C'è la retroconoscenza. Innanzitutto riguardo alle dimensioni di ciò che aveva in mano. Era grande o era piccola? Era un dado gigante? Proprio così. Persino Fubuki, che è arrivata sulla scena subito dopo la caduta della vittima, non ha notato nessun piccolo oggetto. Pensavo che dicesse persino Fubuki, che stupida, ha capito che era un oggetto piccolo. Perciò è logico credere che fosse un oggetto che poteva stringere nel palmo della mano. E dire che l'impatto della caduta gli lo ha fatto cadere. Ah, vedi, forse la prima volta ce l'aveva. No, l'abbiamo visto sempre per terra, sì. Mi pare il dado. La terza volta la vittima si è accorta di averlo lasciato cadere. Sembrava guardarsi intorno cercandolo. E quando l'ha visto ha detto lì, 1. 3, 2, 1 lì. Ma come mai la vittima ha detto la parola 1 dopo averlo visto? Come mai? L'orifice dell'oggetto compariva il numero 1. Perché ce n'era solo uno. Beh, cioè, sono entrambe giuste in realtà. Però è vero che ce n'era solo uno di oggetto. Probabilmente sulla superficie dell'oggetto c'era il numero 1. La vittima l'ha visto e ha letto il numero 1 ad alta voce. Anche se non hai visto il dado, magari già qui ci puoi arrivare. È una deduzione davvero stupida. Troppo stupida. No, è ragionevole ed è anche logico. Il carino con l'animazione deve battere le mani. La vittima l'ha visto e ha borbottato 1, per cui dobbiamo supporre che ci fosse davvero scritto. Arara ha già capito, cioè quando fa quello sprite capisci che già ha capito tutto Arara. Sei serio? Quindi è un oggetto con dei numeri scritti sulla superficie, giusto? Cosa può essere? Cosa può mai essere? Non capisco, all'inizio ha detto 3, non 1. Come mai? Non è affatto strano se supponiamo che il numero possa cambiare a seconda della situazione. Un numero che cambia a seconda della situazione, cosa potrebbe essere? Il numero può cambiare. Aspettate, deve essere questo. Questo? What's this? Oh, Fubuki, sai cos'è? Sì, anche se sono su una mia ipotesi, l'oggetto che la vittima aveva in mano. L'oggetto che aveva in mano era un orologio, perché io padroneggio il tempo, sono Fubuki. Un dado. Magari un dado o qualcosa del genere. Fiera proprio delle sue, cioè mi sento un po' lei quando indovino una cosa. Solo che io sono molto più irritante quando faccio pro game. Un dado. Oh, ho capito, il numero cambiava a seconda di come rotolava. Questo cosa? Sto cazzo! Un attimo, prima ho passato la 3 a 2. Ora, non è strano che i numeri non fossero gli stessi? Vediamo se avevo ragione, che è stata l'interferenza dell'opera. Fubuki è arrivato sulla scena dopo la caduta della vittima. A quel punto il dado era caduto dalla mano della vittima. Significa che il numero sul dado era stato già stabilito, non poteva essere diverso. Hai ragione, puoi controbattere? È stato l'operaio, bot. In tal caso potrebbe essere che... Ah, l'angolazione. Ah, sì. Ah, è vero, perché lei l'ha tirato tipo su nel secondo caso, è vero. Che poi in effetti... Anche nel caso della macchina, lui ha detto 1 perché ce l'aveva davanti, ma in realtà in cima al dado, che è il vero risultato, c'era tipo 4, mi pare. 3 c'era? Penso di sì. No, c'era 4, mi pare, 3 era di lato. Ah, ok, ok. Vabbè, comunque, cioè, è stupido guardare il lato, cioè, e dire 1. Vabbè. Perché era il soggiorno fortunato, palesemente. Ma siccome voglio vedere Fubuki battere di nuovo le mani, dico quella giusta. L'angolazione da cui ha visto il dado era diversa. Non batte le mani. L'angolazione? La prima volta la vittima era sdraiata faccia in giù. Vero. Mentre la seconda volta era in piedi e quindi ha visto il 2. Vai.
Se aveva un dado davanti agli occhi, ne avrebbe visto solo una faccia. Oh, Fubuki non ha visto il dado, eppure adesso che se lo immagina, si immagina lo stesso dado preciso, rosso, con i pallini bianchi, assurdo. E la seconda volta? La seconda volta sono arrivato un po' prima e ho cercato di aiutare la vittima ad alzarsi. In quel momento avrà visto la faccia superiore del dado. Capisco, quindi è andata così. È vero che in circostanze normali si legge solo il numero sulla faccia superiore del dado. La terza volta è atterrato sul taxi, quindi è possibile che il dado sia rotolato in modo diverso. Fubuki, sei davvero acuta stamattina. Come mai? Cioè, deve essere proprio il soggiorno fortunato oggi. Davvero? L'uomo che è caduto aveva in mano un dado. Il messaggio lasciato dall'uomo a Fubuki la prima volta. Il messaggio lasciato a Fubuki la seconda volta. Il messaggio lasciato dall'uomo a Fubuki la terza volta. Quindi in pratica è andata così. Quindi non c'è nessun mistero. La vittima è precipitata dal tetto con un dado in mano che gli è caduto quando ha toccato il suolo. Lo so, Max, non volevo skippare, ma è successo per sbaglio. Il dado è stato lanciato alla vittima mentre bussava alla porta della morte e ha borbottato il numero che ha visto. Ottima deduzione, Fubuki. Pazzesco. Ah, qua si è aggiornato tutto, ragazzi. Cioè, bisogna controllare tutto perché, vabbè, spiega il motivo dei dadi. Pensate alle circostanze dell'ente del nome fino a tre in modo diverso. Vabbè, sì. Dado. Ah, adesso hanno aggiunto pure loro. Vabbè, queste non sono le descrizioni base che avevano all'inizio. Tipo, disprezza quindi i ragazzi popolari. C'era spesso chi ha ancora l'apprendista di Kiyuma Quidello. Cioè, per farti capire che proprio questo si ambienta proprio all'inizio del gioco, sta cosa. Ma che c'è? Hotel Sole e Luna. Cioè, è importante aggiungerlo al glossario. Sembra una detective più in gamba. Sì, ma non tanto quanto me. Ovviamente. Ci manca ancora una risposta per quanto riguarda la parte finale. Si è suicidato o è stato ucciso? La parte finale? Cosa stava cercando di comunicare la vittima con il suo messaggio in punto di morte? Niente, ha fatto una giocata, ha fatto una scommessa. Ora che mi ci fai pensare, hai ragione. Perché si è preoccupato di leggere il numero sul dado? Forse per darci un indizio sull'identità del colpevole? Che si chiama 321? Non c'è dubbio che il dado servisse a darci un indizio sul colpevole. Chi è il croupier del casino? In punto di morte la vittima ha cercato il dado per aiutarti a trovarlo. In punto di morte la vittima ha cercato il dado. What? Due volte la stessa frase? Ma due volte la stessa frase? Ma che vabbè! No, Vasco, ma non può dire due volte la stessa frase. Infatti è diversa. No, questo è giusto. Questo è giusto. Shikashi, moroto shita ishiki no joutai dewa. No. Più lunga, mi raccomando, Rara. Non so che cazzo ho detto. Numero di cacche. Quindi il dado è collegato al colpevole? Questo è il riassunto. Quindi il dado è collegato al colpevole. Non diceva la stessa frase a te. Bug. E allora c'è stato un aggiornamento. Oh, mi sono perso un aggiornamento. Oppure hanno fatto un aggiornamento nel frattempo che ha sminchiato il dialogo. Aspetta, non c'era un posto che aveva a che fare con i dadi dell'edificio in cui, da cui è caduta la vittima? Già, il casino. Queste gonne. Quindi forse il colpevole era lì? Piano 4, casino. Forse il colpevole si trovava nel casinò al quarto piano? Ma non si potevano aprire però le finestre, quindi comunque erano sul tetto. Molto probabile. Ce l'hai fatta, principessa, non pensavo che fossi in grado di arrivarci. E questo comunque aveva il fiato di dire 3-2-1, ma non aveva il fiato di dire casinò. Eh.
ara ara. Non ci sarei mai riuscita da sola. Vi ringrazio di cuore, Alara and Suiko. Meno male che ci sono i miei amici detective. Sì, ora inchinati al mio carisma. Sì, il carisma con cui sei stato fottuto dal gatto a nove code. Comunque, sono solo supposizioni, non abbiamo prove concrete. Ma oggi è il giorno fortunato di Fubuki, non, niente può andare storto. Potrebbero controbattere dicendo che ci siamo inventati le sue ultime parole. Saremmo al punto di partenza. Ma abbiamo fatto così tanti progressi nella nostra indagine. Possiamo fare qualcosa riguardo, Lara? Ti prego, Lara, possiamo fare qualcosa riguardo? Se solo avessimo il dado come prova, ma ora risulterebbe molto difficile trovarlo. A meno che... Se solo l'avessi notato e l'avessi raccolto. Non importa, non è un oggetto molto appariscente. Ehi, Alara, eccoci. Molto forte per scoprire dove è finito il dado. L'avevo detto che dovevamo usare la retroconoscenza. Non posso usare la mia abilità se la vittima è ancora viva. Cazzo, è vero, lei può indagare solo su delle scene del crimine. Dannazione, quanto lo fai sembrare inquietante. Abbandonare il caso è ancora un'opzione valida. Ma come solo a metà? Pensavo dovesse molto... Hai detto che durava pochissimo questo di Fubuki. Madonna, io ho mille cose da fare. Nessuno ci ha chiesto di indagare, quindi non è una questione urgente. Sì, ma ti calmi, non abbiamo fatto abbiamo fatto 2 ore di live ancora. No, perché in realtà abbiamo iniziato quasi alle 9, quello è fatto. Il caso si risolverà da solo una volta che la vittima si sarà svegliata. Io alle 8:15 ho iniziato la live. No, a giocare, dico. Ok, ma sempre abbiamo fatto 3 ore con che all'inizio non iniziamo subito a giocare. Il colpevole potrebbe attaccare di nuovo la vittima prima che cazzo, è vero, lo uccide mentre è in coma all'ospedale. Dato che non l'hanno ucciso la prima volta, potrebbero cercare di finire il lavoro. Porca troia, beh. Sarebbe terribile, la responsabilità è tutta mia, cosa dovrei fare? Non credo che tu debba sentirti responsabile, ma non mi sentirei tranquillo a lasciare la questione irrisolta. Noi, Harara. Ehi, Alara, conosci qualche modo per sistemare le cose? No. C'è un modo. Usare la retroconoscenza. Hai detto prima che non la potevi usare. Smetti di rizzusicare, dillo e basta. Oh, è prima che tu lo chieda, non pagherò un bel niente. Allora non dice più niente. Un indizio, chiedi alla cartomante. Ma... What? Cosa c'entra la cartomante? Sei un abitante di un gioco di ruolo o qualcosa del genere? Ah, la cartomante. È vero, lei non l'ha incontrata in questa nuova linea temporale. Ti è venuto in mente qualcosa? Perché è andata di fretta. Ve l'ho detto all'inizio, ricordate? Mi si è avvicinata una cartomante. Cosa c'entra con questo caso? Dovresti chiedere a quella cartomante del casino. Potresti scoprire qualcosa di interessante. Potresti chiedere del casino. Sì. Ah, non è la cartomante del casino. Non avevo capito. Ho capito, dopo aver fatto colazione. Perché la giustizia è importante, ma ancora di più. Ehi, vai da sola? Una colazione abbondante. Oh, bene, vengo con te. Allora, vieni anche tu, vero? Sì, che hai già avuto il tuo cazzo di DLC. Via dai coglioni. Non ci vengo senza una richiesta formale. Ah, quindi non vuoi soldi, vuoi solo una richiesta formale. Alla faccia dell'amicizia. Quanto hai fatto è più che sufficiente per me, ti ringrazio molto. Anche tra metà di LC saremo a metà di LC perché la metà di zero è zero. Risolverò il resto da sola. Questa era bella. Ci sono anch'io, sai? Hai rotto il cazzo, adesso dico. Hai già avuto il tuo momento di gloria. Vai via. Vabbè, la parte più interessante del DLC purtroppo è finita. Quindi vediamo se... Detective Terragiro. Adesso si è trasformato dalla sorte del raggiro della persuasione in un forte. Ma chi è il colpevole di questo caso? Chi è questo coso del raggiro? Ehi, voi! Noi? Stava dicendo Max che siccome sto DLC non dura un cazzo, è come se durasse 0 minuti. Credo intendesse questo, Shock. Sì, voi piccioncini, siete una bella coppia. Minchia, adesso Desuigo se la crede.
Cos'è cambiato? Boh. Avrei successo in tutto quello che farai oggi. Considerano il tuo giorno fortunato. Ah, vabbè, lo dice a tutti. Abbiamo capito adesso. Lo dice a tutti. Giorno fortunato? Sì, sarà il giorno più bello della tua vita. Se mai dovessi giocare d'azzardo, oggi sarebbe il giorno giusto. È come il cartomante che abbiamo visto in quella subquest, no? È semplicemente una tizia che vuole spingere le persone ad andare al casinò. Come quel cartomante che faceva credere a Yuma che le sue predizioni si avveravano. Sì. Praticamente. Vuoi che ti legga il futuro? Ti dirò qual è il tuo numero fortunato. Sì, dimmi pure. A quanto pare i multipli di 3 sono i tuoi numeri fortunati. Oh no, non so cosa viene dopo il 5, quindi non so qual è il multiplo di 3 dopo 3. Se hai intenzione di giocare d'azzardo, ti conviene scommettere sui multipli di 3. Ho capito, ecco a cosa si riferiva Lara. Cosa vuoi dire? Ti sei messa in affari con quel casino laggiù, vero? Ha capito tutto, Tesuigo. Ha giocato a Raincode. Non so di cosa stai parlando. Ha giocato a Raincode, Tesuigo. Sa già della subquest. Dice che siamo fortunati per farci spendere soldi al casino. Sono cose infondate, se non sembra semplice cartomante. Avrei sentito parlare del tizio che è caduto dal palazzo del casino. La vittima è stata quasi uccisa da qualcuno che lavora lì. Scommetto che aveva scoperto troppo sul tuo segreto. No, vabbè, un eroe, l'uomo che cade. Ha provato a denunciare il business delle false predizioni. Se sai qualcosa faresti meglio a sputare il rospo adesso. Ma sta risolvendo praticamente Tesuigo il caso. Ma perché? Non potresti essere la prossima. Ma perché? Se lavori con persone pericolose dovresti smettere oggi stesso. Noi ci occuperemo del resto, quindi dici cosa sai. Oh, che cade mio fratello, mamma mia. Meno male che c'è lui che combatte i crimini di Kanai Wars. Come hai detto tu, il mio lavoro è quello di attirare i clienti e farli andare al casinò. La storia dei numeri fortunati è tutta una bugia. Anzi, se scelgono quei numeri perderanno di sicuro. Azz. Quindi non è che si limita a dire una cosa random, tipo, no? Per fargli credere che invece vinceranno. No, proprio si assicura che dice dei numeri che non usciranno mai. Ma io credevo davvero che fosse il mio giorno fortunato. Povera Fubuki. Un giorno fortunato nella vita di Fubuki. Mi dispiace, in realtà non so come prevedere la fortuna di nessuno. Ho solo seguito le istruzioni. Ma te ne stai a casa e ti godi la tua pensione del cazzo invece di fare queste cose. Le istruzioni che ti ha dato il casino? Sì. Uomo che cade, maggiore ragazzo, maggiore Yuma. Gli imbrogli sono frequenti al casino. Conducono degli affari davvero loschi. Conosci l'uomo che è caduto dall'edificio? Sì, si tratta del cosiddetto mercenario. Mercenario. Si mescola i clienti e li induce a fare delle giocate in modo che il casino possa imbrogliarli. Ah. Ok, più che un mercenario io lo chiamerei un attore. Vabbè, però. E così mi si sono drizzate le orecchie quando ho saputo che aveva tentato il suicidio. Ah, si sentiva in colpa quindi, forse. Sapevo che aveva commesso un errore e che era stato messo a tacere. Ah, ok, quindi non era un suicidio. No. Capisco, ecco di cosa si trattava. Un mercenario. Mi guarda un po' ridere un mercenario. Dai, il mercenario è tipo quello che... il soldato che combatte. Sei un mercenario. E hai davvero intenzione di fare qualcosa al riguardo? Se scoprono che ti ho detto tutto questo. Sono d'accordo, Max. Lascia fare a me, non mi conosci, sono il detective superstar, uccisore del male di Suiko Thunderbolt. Uccisore? Attenzione, mica arrestatore. Mi chiamavano un ucciditore. Non è molto rassicurante. Sì, Mario, vedi di nuovo il mio platform 2D, dov'è? Sembra che l'intero casino sia coinvolto in questo crimine. Ci saranno altre vittime se non interveniamo.
Tanto vale andare fino in fondo, anche se scommetto che il capo ci direbbe di stare fuori dai guai. Il capo l'ha detto a Yuma e non è servito a niente, quindi. Ma cosa facciamo? Non abbiamo nemmeno una prova. Se non le abbiamo, allora mentiremo. Mi sentirei in colpa a coinvolgere la cartomante più del necessario. No, certo, cioè alla fine sono una tizia complice di un business malvagio per... di una truffa ai danni delle altre persone. Cioè, chiunque si sentirebbe in colpa, no? Immagino che dovremmo intervenire in fretta. Ciao Aika, bentornata. Questo vuol dire che andremo all'avventura? Meno male, meno male. Ok. Cioè, se non si va all'avventura, Fubuki sta male. Saranno davvero bene? L'avventura più eccitante di Fubuki. Pazzesco. Cioè, abbiamo finito l'investigazione. Questo sembra il posto giusto. Indizi, indizi. C'è l'identità dell'uomo caduto. Aspetta, cioè, non so se lo sai, ma era... ma era un mercenario assunto dal casino. Cioè, assurdo. E ora che dice? Cartomante. Falsa cartomante. Talento sorriso forzato. Bello. Quando è stata interrogata la cartomante ha confessato che attirava i clienti al casino perché la sua cartomanzia era una menzogna. Cioè, due cartomanti in questo gioco, entrambi due ciarlatani, cioè. Vorrei essere Desuico. Proprio così. Hai un piano, Desuico? Beh, io non ne ho uno, ma questo edificio ne ha quattro. Molto bene. Certamente, il nome del piano è lascia le cose al caso. Mi sembra un ottimo un piano che potrebbe piacere a Fubuki. Wow, emozionante. Waku waku. Andiamo, Fubuki, perfetto. Aspetta. È arrivato. La valigetta. Allora, cosa ci fai qui? Ha ricevuto la richiesta formale? Ah, sapevo che mi sareste precipitati senza un piano. Hai ragione, Lara. Hai ragione, cioè siamo dei coglioni. Tra parentesi, siamo dei coglioni. Causare confusione senza un piano provocherà soltanto più vittime. Hanno un quoziente intellettivo pari a 2. Non siate così avventati. Se cercate di ostacolarci, forse dovresti rimanerne fuori. Fuori dai coglioni. Dico che voi due non avete alcuna possibilità. Se abbiamo contro un casino, lasciate che me ne occupi io. Ah, perché picchia, Lara. Perché picchia, lancia le monetine. Come, scusi? Ci aiuterai? Se puntate su di me vincerete di sicuro. Ascoltate, questo è il piano. E dai, puntate su di me perché sto parlando di casino e quindi... Questo è il piano. Allora, praticamente entriamo dentro. Desuico si caga nelle mutande. Le persone scapperanno per la puzza. Cosa vorresti farci fare? Indossare un gonnellino e ballare la hula? Cos'è le follie dell'imperatore? Sì, proprio quello. Cos'è Mulan? Che cos'è? Non lo so. Voi iniziate a citare tutto Toy Story a memoria e tu dirai che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ti prende in giro. Dai, sentiamo cos'era. Il leone. Ah. Oh, ma potevano andare nel club segreto a Kamasaki. Era più bellino quel casino. Uomo in nero, Man in Black. Benvenuti! Vorrei cambiare tutto questo in fishes. Tutto? Fishes. Attenzione, ma cos'è? Soldi in falsi? Fiches. In fica. Subito! Proprio lo shock. Ma che cazzo? Chiama il proprietario, vorrei giocare una partita. Attenzione. Sfida al campione della Lega Pokémon. Dì al proprietario che voglio parlare con lui del tentato suicidio. Capito. Cioè, non tipo, oh, ma che cazzo vuoi? Fuori da questo cazzo di casino merdoso. Cioè, capito. Il cace, sto scomodando il capo per una persona. Imbecille. Ah. Un uomo d'affari rispettabile.
Come posso aiutarti? Non sembri uno dei pacificatori. Banane, sicuramente, Riga. Banane. Sarò diretto. Hai cercato di far fuori uno dei tuoi mercenari. Ancora, questa storia di mercenari. Di che vai, cazzo, Sandy? Scommetto tutte le mie fish. Tutte? Se vinci tu non avrai più problemi. Concluderemo la nostra indagine e non torneremo mai più. E ovviamente potrai tenere tutte le fish. Potrai tenere tutte le fiche. Allora, ne sei davvero sicuro? Ma ha sempre usato solo il maschile verso Arara? Mi sa di sì. E se vinci tu? Confesserai i tuoi crimini e ti consegnerai ai pacificatori. Interessante. Giochiamo! Che glitcha contro la Monica. Molto bene, non so di quale crimine tu stia parlando, ma... Come proprietario del casino non posso rifiutare una sfida così diretta. No, è certo. Mi aspetto che tu mantenga la parola. Certo, lo stesso vale per te. Allora, cosa vorresti giocare? Baccarat. Porta dei dadi. Damn. Ma vuole sfruttare il potere di Fubuki, forse. Suppongo di sì. Un gioco di dadi? Sì, ma eliminiamo tutte le regole complicate. Questo gioco prevede 4 dadi. Sì, vabbè, basta che lei tira... Dice, che ne so... Scommetto che esce 12. E poi vede, Fubuki vede quello che esce, torna indietro nel tempo e dice il numero che è uscito, no? Ogni giocatore ne prende 2 e li lancia allo stesso tempo. Vince il giocatore a cui esce il 7. Ah, quindi non può influire in questo Fubuki. Se entrambi i lanci arrivano a 7, allora è un pareggio e il gioco continua. Non capisco dove vuole andare a parare. Molto bene. Noi provvederemo i dadi, ti sta bene? Ah, dadi truccati. Non c'è problema. Ah, ecco, però se li dà a Fubuki, ovviamente lei può riavvolgere il tempo se non esce 7. Tirerai tu i dadi. Ovviamente. È facile allora, prima o poi le uscirà 7. Minchia, ma è all'infinito sta cosa però. Che cosa io? Ma tu sei molto più in gamba a giocare la salda, Lara. Coprirò cosa sta succedendo, limitati a lanciare i dadi come faresti normalmente. Ma la estenua se le fa riavvolgere il tempo tutto in azione. Però se l'avversario tira un 7 torna indietro nel tempo. Ah, perché vuole scoprire se barano. Ah, ok. Oh, giusto, ho questa abilità. Ah, giusto, meno male che Anara mi ha ricordato la mia abilità. Sei pronta? Giochiamo! It's time to duel! Oh, vabbè, che strana, hanno fatto 7. Beh, a quanto pare ho vinto. Vabbè, tira un 7 e torna indietro. Allora, sono appena tornata indietro nel tempo. Gli è uscito un 7 al primo tiro. Al primo tiro? Un colpo solo. E comunque il mio tiro era pessimo. Ho perso la grande. Lo sapevo. Ma puoi riprovarci quante volte vuoi. Questo è il tuo vantaggio. Beh, insomma, che non muore di stanchezza. Ok. È finito di studiare la tua tattica? Nessuna pianificazione ti aiuterà con i dadi. Devi lasciare che la fortuna prenda il sopravvento. Ma oggi sarà il giorno fortunato di Fubuki, quindi... Ora giochiamo. Sì, iniziamo. Questa volta io questa volta sicuramente. E invece dan dan zan 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 zan. Come è possibile? Beh, a quanto pare ho vinto. A quanto pare ho vinto.
Vabbè, torna indietro, bla bla bla. È la seconda volta che torna indietro. L'avversario ha tirato 7 al primo lancio entrambe le volte. Il momento del lancio dei dadi era diverso da prima, quindi ho pensato che avrebbe tirato numeri diversi. Beh, in effetti erano diversi, erano 6 e 1 questa volta. I proprietari dei casinò sono benedetti dalla fortuna? Fortuna divina. No, non è fortuna, probabilmente sta barando. Boku wa bani janai. Barando? Sta facendo sul serio. Beh, allora neanche noi dovremmo trattenerci. Evil laugh. Evil smile. Ma cosa hai intenzione di fare? Se riesci a lanciare un set ogni volta barando, tornare indietro nel tempo non servirà a nulla. Inoltre non posso usare la mia abilità all'infinito. Secondo me dovrebbe tipo lanciare i dadi addosso a quelli dell'avversario. C'è un modo per impedirgli di barare. Davvero? Tuttavia non ci garantisce la vittoria. Vedi, è questo. Deve andare a disturbare il tiro dell'avversario e sperare che a loro invece esca un 7. Per vincere devi tirare un 7. Sì, va bene. Puoi farlo questa volta, Fubuki? Ma scusa, anche se lei tira un 7, pure l'altro tira un 7 e sarà un pareggio. Di sicuro posso provarci. No, vabbè, attenzione, perché qua sta per svelare il mistero, Fubuki. Sono diventata detective sfidando il mio stesso destino. Stesso destino, sfidato, attenzione. Mi rifiuto di perdere ora. Mi unirò poi nella vostra battaglia. E come? Perfetto! Uchiyawase wa owatta ka ne? Hai finito la vostra piccola riunione? Potete discutere quanto volete, non cambierà i numeri sui dadi. Sui tuoi non di sicuro. Ora, attacchiamo? Prima di iniziare, ho sete, posso avere un po' d'acqua? Ho un po' sete. D'accordo. E che vuole fare? Vuole spaccare il bicchiere e minacciare. Oh, chiedo scusa. Cosa ha intenzione di fare? Mi è scivolata la mano. Cominciamo. Cosa sta cercando di fare? D'accordo. Conto su di te, Fubuki. Questo gioco non finirà finché non tirerai un 7. Ha cercato di modificare gli eventi facendo sta cosa qua. Lascia fare a me. Nanatero. Porto 7, dai 7, Nanatero. Eccolo. Come hai fatto? Eccolo. Cazzo. Casa Leone, proprio lui. Ah, ma gli ha girato il dado. Ma che cazzo. Che botto. Ha vinto, per davvero. Zan zan. Ma quello da dove è arrivato? E perché è ancora sporco di sangue? Non posso perdere con questi dadi. L'ha detto. A quanto pare abbiamo vinto. L'ha detto. Ora devi confessare i tuoi crimini. No, vabbè, uomo che cade per eroe di Can I Words. Ma che è un breakdown come Saturni. Fubuki, mi sa che adesso devi ritornare indietro nel tempo per salvare lui. Ma che ha fatto il tizio? Ma più che altro perché questa volta è successo che... Cioè, come faceva Rara a sapere che sarebbe arrivato il tizio? Mi sa che erano d'accordo. Si erano messi d'accordo. Perché quello era tutto... sono un figo. Ma perché... Darby. Era ancora sporco di sangue. Non mi dire che lo è ancora. No, ora no. Gli ha tolto la pioggia. Sono felice di vederti riprendere conoscenza. Oh, vabbè, mamma mia. Casa Leone. L'NPC... più importante di tutto Raincode. Casa Leone. Stai bene dopo... già letto io. Ah, ok. Stai bene dopo quella terribile caduta? Casa Leone, dico. Lo so. Ma vaffanculo. Ma perché ti facciamo fregare ogni cazzo di volta? Che stupidi. Perché ti facciamo fregare ogni cazzo di volta? Che stupidi. Perché io venivo preso in giro quando dicevo tutti quanti è Desuico. Poi alla fine ho smesso di dirle. No, io mi ero concentrato, mi ero pure dimenticata che c'era Desuico in sto cazzo di capitolo. E quindi mi ero concentrata solo su Alara e Fubuki.
ma quando durante il gioco vero De Suico aveva un personaggio chi non mi ricordo chi Yako. Là me l'ero accorta che era lui. Se ne è accorta. Quindi quel poverino è ancora in coma. Ma in effetti chi è che può fare così sul vero. Naso se non De Suico? Vero. Vabbè, vai. Ecco perché era sporco di sangue. Hanno tentato di mascherarlo come un suicidio. No, vabbè, proprietario, casino. Adora contare denaro. Disprezza giocare in modo corretto e leale. Titolo, proprietario, casino, talento, barare. Ma perché sono alti tutti 1,80? Boh. Tutti. Vedete, nel casino ha dato bianco, nel listo di Kim, ma nel casino lavorano i mercenari e gli imbrogli sono l'ordine del giorno. Cerco di mettere a tacere l'uomo, un mercenario assurdo. Ma mi dite come cazzo è in lingua originale? Non dico in giapponese, ma almeno in inglese. Ma io non ci credo che è mercenario in inglese. Ma che so. È troppo strano come termine. Vabbè, vai. Un mercenario assurdo che aveva commesso un errore, facendo credere che si fosse suicidato, buttandosi messo a scoperto l'abilità di Fukui di tornare indietro nel tempo. Ha perso contro Fukui in una partita di età ed è stato arrestato dai pacificatori. Tre immagini, oh, cioè, assurdo. Lui fiero, lui che guarda i dati, lui che dice: no, non è possibile, come fai ad essere qui? Attenzione, glossario, craps. Un gioco in cui si scommette indovinando la somma di due dadi lanciati. Per impedire che si prende il cliente che effettua la scommessa lancia i dadi al posto del casino del gestore. Ah, il gioco finisce con Nation 7 e viene deciso il risultato di tutte le scommesse. Quindi esiste proprio questo gioco qua, craps. Casino di 7 di game. I giochi con i dadi tipo craps sono molto celebri. Il simbolo del casino sono due dadi con occhi di serpente. Ah, è vero, perché c'è la stessa cosa qua pure di Snake. Che in 999, che il numero, il doppio numero 1 veniva associato al serpente, tipo agli occhi del serpente, il doppio numero 1 sui dadi. Cosa? No, sono io, De Suico. Pazzesco, infatti, meno male che ci hanno messo quella voce sul glossario. Come, scusi? Ne abbiamo parlato prima di entrare nel casinò. Mi stavi ascoltando? Ah, giusto, faceva parte del piano di Arara. Che noi non abbiamo sentito, però Fubuki l'ha sentito e se ne è dimenticata. Complimenti, ora che faccia che c'ha. Come sospettavo, i dadi usati dal casinò erano truccati. La vittima deve aver voluto farlo sapere agli altri con un messaggio in punto di morte. Era ovvio che avrebbero barato se li avessero sfidati a una partita a dadi. Avessimo sfidato a una partita a dadi. Ed è qui che sono entrato in gioco io. Mentre distraevo il personale, aveva cambiato i dadi. Ecco cosa è successo. Sono riuscito a vincere solo grazie ad Alara. Ma è vero, è perché tu ci hai creduto fermamente, Fubuki. No, non ho toccato i tuoi dadi, Fubuki. Infatti. Allora davvero ho tirato un 7 da sola? È proprio il tuo giorno fortunato, Fubuki. Soppen, salad, sandwichen. Sì, hai vinto quella partita. Davvero, grazie al cielo, ho vinto quella partita. E soppen? Cioè, sarà zuppe, ma per in che lingua? Soppen. Non lo so, perché c'è un po' di... Sì, ci sono varie lingue mischiate, c'è un po' di russo, un po' di cirillico, Ottimo lavoro, principessa. Sì, anche se di poco credo di essere migliorata come detective. Beh, colpo di scena insano. Cioè, si sono fatti fregare come dei coglioni da De Suico. Ci siamo cascati con tutte le scarpe. Con tutte le scarpe, assurdo. Ragazzi belli, mi sa tanto che... Ah no, ancora non è finito, assurdo. Che c'è? Cosa ci sarà mai? Attenzione, c'è un aggiornamento di un profilo, è importante, un aggiornamento di Fubuki. Cosa ci sarà mai importante? Oh, ma che cazzo? Grazie alla capacità di tornare nel tempo e l'aiuto dei detective è riuscita a smascherare un casino corrotto, portando a termine con successo la sua avventura. Era importante aggiornare il profilo per mettere... Sta giocando a carte, adesso torna indietro nel tempo e bara. Allora, per favore, fai qualcosa. Fubuki è diventata dipendente dal gioco da quel giorno. Ma perché lei può vincere? Cioè, lei può fare il cazzo che le pare. Può vedere come va la partita, poi tornare indietro nel tempo.
Non c'è modo di vincere contro qualcuno che esatto. può tornare dietro nel tempo. Madonna, hanno creato un mostro. Che maleducato, non barrerei mai in questo modo. E poi la vedi che fa. E poi dici, Fubuki, tutto bene? Non sono mica tornato dietro nel tempo, no? Dai, Desuiko, un'altra partita. Finisce così. Finisce così. Quindi non stava barando perché non stava ansimando. Il giorno. Vabbè, ragazzi, scusate, ma io devo scappare. Che devo fare mille milioni di cose. Mille milioni, l'ha detto. Vabbè, ragazzi, dai, alla fine è stato un buon pretesto per fare un'altra live su Raincode, dai. Non sono dei capolavori, però Man Ufell, cioè è proprio nei titoli di coda, non è che se lo sono inventato nella traduzione italiana. È proprio uomo che cade. Risotto. Beh. Sì, molto carino quello con Fubuki, è vero. Tanto che guarda, è carino il caso, sono carine le interazioni dei personaggi, ma non è il DLC di Fubuki, è il DLC di Fubuki più compagnia che le ruba lo screen time, è vero. Cioè, lei è un po', tra virgolette, la protagonista perché il suo potere è centrale, ma in realtà anche quello di Desuiko è stato importante. E soprattutto, cioè, sembra quasi, allora, se tu mi fai un DLC in cui Desuiko fa tutto da solo e uno con Fubuki che ha bisogno dell'aiuto degli altri, vabbè, anche Desuiko ha parzialmente usato Yako, però, cioè, il messaggio che passa qual è? Che Fubuki è troppo scema per risolvere un caso da solo, che un po' è vero, però questo DLC poteva essere un caso più piccolo e più semplice, proprio per dare a Fubuki quello spotlight e quell'indipendenza per farle capire, guarda, è un po' scema fino a un certo punto, no? Perché poi alla fine le deduzioni, sì, mentre erano seduti all'hotel le ha fatte, in effetti. Però comunque è dovuto arrivare a Rara a fare tutto il suo piano, eccetera. Cioè, quello di Desuiko è sembrato molto più naturale. È sembrata proprio una cosa che ti dà proprio le vibes di essere un DLC di Desuiko, perché c'è tutto, c'è lui che fa il coglione con le ragazze, c'è lui che dopo aver smascherato il colpevole chiede di sposarlo e si fa fregare, c'è lui che comunque fa questa sorta di trappola e controtrappola un po' alla JoJo maniera, che comunque ci sta perché Desuiko alla fine non è uno sprovveduto, è un master detective, quindi ha molto senso. Questo di Fubuki è molto carino a livello di trama, però appunto non ti dà quelle vibes proprio che è davvero dedicata a Fubuki. Comunque direi che è arrivato ufficialmente il momento, purtroppo, di mettere da parte Raincode per il momento. Sì, avremo ovviamente il DLC di, non so se uscirà Arara o Vivia, onestamente, cioè non so chi dei due uscirà prima, però siccome doveva essere settembre, presumo che non dovrebbe mancare molto, non so se sarà questa settimana o quella dopo, quindi io vorrei streamarlo subito, tanto ci metteremo un'oretta, così facciamo una mini live. Cioè, l'idea poteva essere anche quella, aspettare che uscisse anche l'ultimo DLC e poi fare una sola live per entrambi come abbiamo fatto oggi. Però buonanotte Nautilus, buonanotte anche a te Aiko. Però secondo me ha più senso giocarlo subito, dai. Cioè, il gioco non abbiamo potuto giocarlo appena uscito, subito day one, ok? Magari almeno il DLC lo giochiamo subito, senza dover aspettare due mesi, che ne dite? Quindi tanto appunto riuscirò a convincere anche Ilaria sicuramente, tanto è roba di un'oretta, non è che ci impiegherà così tanto. Detto ciò ragazzi, io prima di salutarvi, visto che questa è l'ultima live di Raincode per il momento, volevo fare una cosa carina che non abbiamo fatto nella scorsa live, ma che di solito facciamo sempre, ovvero
la review delle teorie. Siccome ce ne sono tante questa volta, vorrei solo, e siccome poi questo video alla fine poi rimarrà su YouTube, no, nel senso, poi verrà ricaricato, quindi le parole che dico in live muoiono, cioè non scompaiono, però questa parte vorrei inserirla su YouTube. Quindi vorrei proprio velocemente, solo 5 secondi, fare uno showcase delle cose, le cagate non le leggo, però volevo, siccome ho aggiornato il Google Sheet con tanto di anche soluzioni tipo eccetera, cioè quindi è proprio, questo è completo, ovviamente va visto solo alla fine del gioco, ma che ve lo dico a fare, stiamo facendo i DLC perché abbiamo già finito il gioco, non c'è la conclusione divertente come per Vidoc, perché quello è stato proprio un punto dolente. Volevo farvi vedere che qua avevo azzeccato che Yuma non era il vero nome del protagonista, ma lo aveva rubato a qualcuno, perché lui aveva visto solo il nome sul suo biglietto del treno e aveva concluso tipo, ah, allora mi chiamo Yuma. E poi avevo fatto riferimento proprio allo Yuma che esisteva nel database dell'OMD, ma avevo detto, ma io non mi ricordo se c'era una foto o non c'era una foto. Effettivamente la foto non c'era su quel dossier, quindi ci avevo visto lungo su questa cosa qua. Qua avevo scritto anche la cosa della figura che scendeva dalla carrozza, che avevo detto potrebbe essere il vero Yuma Cocoed, e se rivelato giusto. E poi qua avevo scritto Yuma number one, però la cosa più, diciamo, articolata l'avevo scritta nella sezione del patto. Qua, come vedete, avevo scritto appunto la stessa cosa, cioè che secondo me la figura era il vero Yuma Cocoed, che aveva dato appunto il biglietto al protagonista. Qui avevo detto per non essere targettato dall'Amaterasu, che in realtà non è una cosa che è stata detta, però potrebbe anche, cioè, se ci pensate, i Master Detective erano nel mirino dell'Amaterasu, quindi potrebbe essere un livello di interpretazione. E poi qui avevo notato che appunto, siccome lavorava in un chiosco di ramen ed era un cuoco, il suo profilo combaciava con quanto detto nel profilo dell'OMD, cioè che era un ottimo cuoco. Quindi, complimenti al Link Troll. E qua nella teoria del patto ne ho scritte solo due, e stranamente erano entrambe corrette, proprio insana sta cosa qua. Avevo scritto: all'inizio del gioco Yuma era svenuto nella stanza degli oggetti smarriti per via dello shock dovuto al contratto stipulato. Non so se è giusto chiamarlo shock, però era proprio lì che lui aveva fatto la, come si dice, il contratto. E poi qui c'era tutta la teoria sul perché il protagonista in realtà, che non si chiama Yuma, era numero uno e aveva perso per i ricordi con il patto, ha pensato di chiamarsi Yuma e di essere solo un apprendista, e l'attuale numero uno aveva preso il suo posto perché nessuno conosce il vero aspetto di numero uno. E poi qui avevo aggiunto nel quinto capitolo tutto il discorso che, siccome si dice che il primo Homunculus era stato clonato da Number One, e visto che Yuma e Makoto avevano la stessa altezza e il peso ed era probabile che Makoto fosse il clone di Yuma, allora Yuma era Number One. Ma qui già siamo a un livello molto avanzato del gioco, ma questo mi pare di averlo scritto al capitolo 2 o 3, quindi abbastanza soddisfatto, devo dire. Distrutto questo gioco, ma è perché, cioè, ma è merito del, cioè, perché io guardo, cioè, mi sono annotato veramente ogni buco del culo. Poi alcune cose che ho scritto sono delle cazzate, tipo questa: Yuma era già un detective esperto che è morto perché Shinigami può vedere solo gente morta e ha stretto un patto per resuscitare al costo di perdere i ricordi. Cioè, ho scritto anche delle cazzate, ovviamente su queste sto sorvolando, perché se dovessimo leggerle tutte ci metteremmo una vita. Però qua su questo in realtà non ho scritto niente sul forte di Yuma. Avevo scritto: oh, il forte Yuma è percepire gli altri forti, ma c'è una roba che si vede nel capitolo 0, quindi la skipperei. Sulla Materasu, teorie nessuna, kek, anche perché non è che c'erano proprio segreti relativi specificatamente alla Materasu. Questa è un po' tutta la storia della Materasu, di come si è sviluppata, è tutta lore questa, se vi interessa. Poi su Makoto, vabbè, diciamo che avevo detto fin da subito che era l'Homunculus, e vabbè, questo lo sappiamo. Qua avevo detto che
quando chiamava padre Number One era perché era il suo creatore. Si potrebbe dire che, che è semi-corretta, perché non era proprio il suo... Cioè, è nato da Number One, però non era nei piani di Number One. Quindi non è proprio corretto definirlo il suo creatore. Ecco. E sul progetto Homunculus, vabbè, queste teorie le ho scritte tutte, diciamo, dopo che già avevamo finito l'investigazione nel capitolo 5. Quindi lasciano un po' il tempo che trovano, ok? Perché... comunque al capitolo 5 ti danno già tutti, ti danno tutti i pezzi del puzzle, quindi da teorizzare vere, nel senso vero e proprio del termine c'è poco, è più un metti insieme tutti i pezzi del puzzle e capirai. Quindi qua avevamo capito che ogni abitante in realtà era un homunculus, che le persone rapite in massa in realtà servivano a fornire la carne umana, che qua il coso del sangue rosa, questa, onesta, questa è la cosa più bella del gioco, sono molto contento di averla capita. E poi vabbè che Makoto era il primo homunculus creato dal, dal governo unificato, quindi, quindi sì, però queste appunto sono tutte, la maggior parte sono tutte informazioni che prendi nell'ultimo capitolo, quindi cioè mi vanto ma relativamente poco. E qua sulla settimana di vuoto ho, diciamo che l'unica corretta era la teoria definitiva, ma anche qui stessa cosa, cioè una volta che prendi tutti gli indizi alla fine dell'ultima investigazione prima del labirinto è facile capire cos'è veramente la settimana di vuoto, quindi anche questo lo skipperei, questo non ci interessa. E questo è il segreto di assoluto di Kanai World, non ne ho azzeccata una, a parte che Makoto era l'homunculus, che poi in realtà non dovrebbe neanche stare in questa sezione, sta teoria, perché per me il segreto assoluto di Kanai Wars è più che altro la pioggia e il fatto che sono tutti homunculus, perché è legato al fatto che piove sempre a Kanai World e all'isolamento. Cioè per me il segreto assoluto di Kanai Wars è pioggia e isolamento e homunculus, sostanzialmente popolazione di homunculus, quindi... la salterei anche questa. Il grande mistero globale, vabbè sì, anche qua persone rapite per diventare carne umana, ma anche questa è venuta alla fine del gioco. Di Yako Furio, vabbè, avevo scritto, vi ricordate, avevo detto che secondo me c'era stato qualcuno nel suo passato che era morto per via della Materasu, che alla fine più o meno vero. Number One, niente. Makoto ha attaccato l'uomo per fargliela pagare per i loro metodi immorali. Certo, Link Troll. L'uomo chiodo non ci interessa. Vivia Twilight. Alla fine ho indovinato che il suo forte. Ho indovinato che può vedere Shinigami per questa sua vicinanza al mondo degli spiriti. Quindi anche Vivia. E poi basta. Poi vabbè, ci sono le singole tab sui casi, ma queste non le guardo, tanto le cose sui casi sono già state dette durante i casi, quindi c'è poco da dire. Certo, Link Troll è la mia reaction ad ogni cagata che spari. Intanto ci sono state molto bilanciate secondo me in questo, in questa live. Ci sono state cagate, ma ci sono state anche genialate. Detto ciò, io prima di salutarvi ragazzi, che carino Celebi, grazie. Prima di salutarvi ragazzi voglio farvi vedere una cosa che ho visto ieri, che mi è piaciuta molto e vorrei condividere con voi. È una cazzata, però siccome mi sono dato la pazza gioia, no? Col poter guardare tutti i video che voglio, ho trovato una cosa, un video che mi è piaciuto molto e volevo condividerlo con voi, che è praticamente l'opening di Danganronpa V3, però con la soundtrack col team di Raincode. Secondo me, per me è una figata ed è per questo che volevo farvela vedere, perché ieri l'ho vista e ho detto wow, bellissima, quindi vorrei condividerla con voi e poi ci salutiamo. L'hai vista già Max? È stupenda. È stupendo, è troppo fitting, ti fa capire proprio, cioè, come lavora Kodaka, cioè, quando crea un no, Kodaka, in realtà
E l'altro è Masafumi. Come si chiama? Tadaka? Vabbè, insomma, il compositore. Cioè, che crea le intro sempre allo stesso modo, no? Tipo introduzione, poi chorus o come si chiama, poi c'è la variazione, poi c'è il bridge, poi c'è di nuovo il ritornello in versione più movimentata, no? Masafumi Takada, E quindi è ovvio, tipo, che si fitta una vicenda, no? Sicuramente, anche se prendi l'intro di Raincode e ci metti l'opening di V3, probabilmente fittano perfettamente, però volevo farvela vedere perché l'ho vista ieri e mi è piaciuto un sacco, l'ho fatto vedere anche ad Ilaria, infatti. Cioè, per me ci sta tipo troppo bene. E poi mi sono venute le vibes a rivedere Danganronpa V3. Cioè, bellissimo questo, il chorus con lo schermo del titolo. Tum tum, con i profili dei personaggi. Tum 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 tum. Che poi col fatto che hanno tutti gli occhi, no, fucsia, un po' creepy, ci sta benissimo la intro di Raincode, secondo me. Qua questa parte è bellissima. Con Monokuma mi fa godere, ragazzi. Questa è bellissima. Che poi è più o meno lo stesso punto in cui compare Makoto Kagutsuchi nell'opening originale. Pazzesco. Pazzesco. Come sempre, ragazzi, non c'è bisogno che mi ringraziate. Non c'è di che. Quindi, oh no, ho detto Kagutsuchi, cavolo! Ho detto Kagutsuchi! No way! Ho detto Kagutsuchi invece di Katsubushi. Shame on me. Shame on me. Saranno sicuramente delle regole di partizione della musica. Sì, sì, sicuramente avranno tipo 30 secondi di intro, 30 secondi di variation. Non so, si chiamano, cioè, tipo, c'è la reprise, c'è il bridge, ci sono tutte queste robe che non conosco, cioè conosco solo di nome, non so se il bridge dovrebbe essere quella cosa che, tipo quella parte strumentale che c'è tra il ritornello e la seconda strofa, qualcosa del, mo non ricordo, però vabbè, sono tutte queste cose qua e quindi probabilmente usano sempre la stessa struttura, appunto, ed è il motivo per cui poi fittano ugualmente. Allora, finito il Raincode, qual è il piano per il futuro? Non lo so, mi riposo come Gesù Cristo il settimo giorno. Voglio giocare a New Super Luigi U, l'avevo detto, e lo farò. E poi voglio giocare a New Super Mario Bros. Wonder, che esce a fine ottobre. Non so se lo farò in live o off live. Per il momento non so. Qualsiasi cosa la giocherò da solo sicuramente, perché penso che Ilaria voglia un po' di tempo. E ci sarebbe, in realtà ci sarebbe anche Hades Omnium Files 2, sempre per la questione Mystery Visual Novel, che mi ha pure regalato Ori, quindi prima o poi dovremmo, però, non so, Fire Emblem Path of Radiance, Max, al massimo quello lo giochiamo su Discord, forse. Forse dopo persone. Quindi la probabilità del forse e comunque è una probabilità che è vista in un futuro in cui potremmo non esistere più, Max. Dopo persone, quindi no, non è vero, stiamo andando veloci, dai Max. Appena Jup decide di avere una serata libera, facciamo sto palazzo e poi ci mettiamo pure ogni sera a giocare a persone.
Paranorma Sight. Onestamente, Paranorma Sight l'avevo adocchiato e mi piace, cioè mi piaceva da quello che ho visto. Ho visto tipo solo 10 minuti, qualcosa del genere. E tra l'altro, visto che mo non so se è cambiata la situazione, perché l'ho visto tempo fa, ma ho visto che non esisteva una blind run tipo su YouTube Italia. Non esisteva praticamente, non c'era nessuno che aveva portato quel gioco. Quindi avevo anche contemplato l'idea, sai, proprio per dire, hey, qua c'è un buco, qua c'è la domanda, diamo l'offerta. Però alla fine non so, cioè... avendo il tempo io farei tutto, ragazzi, però in questo momento non voglio fare il piangione, ma il tempo è una delle cose che ho di meno disponibile, quindi devo capire bene come organizzarmi. Credo di aver bisogno comunque di un attimino di una, almeno una breve pausa, perché se vi ricordate io comunque avevo detto basta Twitch. E poi sono tornato principalmente per Raincode. Quindi sì, ho voglia di continuare su Twitch, però i problemi che c'erano 3 mesi fa, anzi, non sono magicamente scomparsi, ecco. Quindi devo capire. Fai quello che riesci a fare, anche un po' di platform, non è che dispiace. Non lo so se le B a te piacciono. E in realtà... sotto sotto a me non, cioè mi importa che anche i miei spettatori piacciono, però se ci sono delle cose che mi piace, cioè che a cui tengo particolarmente, lo faccio lo stesso indipendentemente dall'approvazione del popolo o meno. E ad esempio Wonder io lo voglio giocare, devo solo capire se voglio farlo in live o off live, ma è sicuro che lo giocherò, perché cioè è un gioco che aspetto veramente troppo. Comunque ragazzi, grazie di cuore di tutto, grazie di aver seguito Raincode insieme a noi, perché di base questo è, anche se probabilmente ci rivedremo molto presto, cioè per il terzo DLC intendo, per quelli di Arara. Ci vediamo alla prossima, grazie veramente di tutto, bellezze. Mi mando un bacione grosso grosso. Buonanotte.